What is TH? Oh, Harvard, the Harvard TH School of Public Health, the okay. Harvard School of Public Health. Va bene. Siamo in diretta? Ok. Buonasera a tutte e tutti. Questa sera insomma parleremo con tanti ospiti del rapporto tra Covid-19 e inquinamento, e lo faremo insomma all'interno della cornice preparata dal Corsaro, Officine Corsare Comet, e da Studenti per l'Ambiente, che è questo ciclo di incontri che si intitola La realtà del Covid e il futuro della giustizia ecologica e sociale. E appunto all'interno di questa cornice cercheremo anche di costruire e di dare ulteriori contributi a quello che come Corsaro, come Officine Corsare Comunit e tante altre realtà abbiamo chiamato il programma per l'alternativa, che è questo documento nel quale stiamo raccogliendo vari contributi su vari temi, e che attraverso anche questi cicli di incontri vogliamo un po' rafforzare e rendere sempre più completo. E io lascio la parola adesso a Francesco Basile per la presentazione insomma degli ospiti, e per appunto parlarci poi di questa iniziativa dal titolo Covid-19 inquinamento, quali legami con mortalità. Grazie Paolo, grazie al Corsaro e a Studenti per l'Ambiente per aver dato questa occasione di confronto fra appunto gruppi di cittadini e anche la parte docente universitaria, di ricercatori universitari che lavora su questi temi. Penso che sia un'occasione importante. Io sono Francesco Basile, ho il piacere di coordinarlo un po' perché sono all'incrocio di queste due azioni, visto che coordino il Comitato Scientifico di Aria Pesa, che è un gruppo di cittadini che sono organizzati a Bologna per condurre attività di science, di citizen science, quindi dal basso, di fatto imitando quanto aveva fatto Cittadini per l'Aria di Milano. Quindi certo magari con modalità diverse, per aver coinvolto associazioni e altre tipologie di soggetti come le scuole e i comitati genitori, cosa che anche in realtà Cittadini per l'Aria di Milano ha fatto, e che abbiamo basato il nostro ricerca sulla misura degli ossidi di azoto. Questo già è degli NO2. Questo ci ha permesso di avere una mappatura molto dettagliata nelle città che hanno effettuato questo lavoro, ma non solo, ci ha permesso di coinvolgere i cittadini che hanno iniziato a sapere, capire, comprendere cos'è l'inquinamento, quali sono i vari composti che troviamo nell'aria e che possono essere dannosi per l'ambiente, e quindi hanno dimostrato, man mano che uscivano gli articoli sulle correlazioni fra Covid inquinamento ambientale, grande interesse e grande spinta ad approfondire, in particolare grande sete di dati, di conoscenza, e qui penso che questo incontro sia particolarmente importante. Ringrazio quindi Francesca Dominici, che è professoressa di biostatistica ad Harvard, e Gianluigi De Gennaro, che è professore di chimica dell'ambiente a Bari, che conosco da molto tempo, quando facevamo parte dei giovani chimici. Io sono un professore di chimica industriale, però mi occupo di attività relative alla riduzione dell'impatto ambientale. Da poco, in verità, ho un incarico ministeriale in quanto coordino la presenza italiana in Horizon Europe per quanto riguarda clima, energia e mobilità, quindi con temi molto connessi a quanto stiamo sviluppando oggi. Devo dire che i temi qui trattiamo sono sicuramente temi di grande interesse anche per la comunità internazionale, quindi penso che sia veramente un interesse trasversale quello che unisce il pubblico di questa conferenza. Partivo da Francesca Dominici, che appunto è professoressa di biostatistica all'Università di Harvard,
In particolare ha condotto uno studio sugli effetti complessivi del particolato sulla sul COVID, del particolato sul COVID e in particolare sulla mortalità da COVID. Penso che sia importante lo studio effettuato anche da Francesca Domenici, in quanto probabilmente gli effetti si conoscono da tempo. Io ricordo uno studio addirittura sullo smog di Londra del 1957, che segnalava un aumento di mortalità nelle zone in cui lo smog proveniente da un problema alla centrale di carbone londinese aveva addensato una nube di inquinanti, e in quel caso furono trovati addirittura una mortalità 3 volte superiore. Ma da lì a rendere invece evidente quali sono più in dettaglio i legami, anche la capacità di disaccoppiarle da altri elementi, è tutto un altro studio, e lo riusciamo a fare grazie a un lavoro molto complicato e molto bello che ha fatto Francesca Domenici, e che gli chiedo quindi di introdurre, presentare. Grazie Francesco, grazie per avermi invitato, e in realtà ci tengo a dire che il lavoro l'hanno fatto soprattutto i miei studenti, e quindi io come al solito imparo sempre da loro. Mi fa sempre piacere condividere con voi quello che sto imparando, ma anche leggere tantissimi lavori bellissimi su questo argomento che stanno uscendo in Italia. Allora, faccio lo sharing delle slide. Ho intenzione di fare un intervento non molto lungo, sui al massimo 15 minuti, che vi racconto un po' quello che noi stiamo facendo e stiamo studiando, e poi ovviamente mi fa piacere rapportarmi e rispondere a qualsiasi domanda. Quindi abbiamo fatto uno studio che cerca di capire la relazione tra l'esposizione al particolato sottile di lungo periodo e se praticamente di rispondere alla domanda che se uno vive in zone geografiche e respira a livelli del particolato sottile, se ha un rischio maggiore di mortalità per il Covid dopo che il Covid è stato, dopo appunto che una persona è stata già infettata dal virus. I miei studi non toccano per adesso la tematica se l'esposizione al particolato sottile facilita il contagio. Noi abbiamo in questo studio abbiamo semplicemente detto, abbiamo studiato se uno respira il particolato sottile e poi nel momento in cui viene contagiato l'ipotesi è che ha una capacità inferiore a rispondere al virus. In realtà questa è una cosa, noi avevamo fatto uno studio 2 anni fa. Questo era uno studio con un mio collega David Cristiani, che è un pulmonologo anche lui alla Harvard School of Public Health al Mass General, e una studentessa di PhD. Questo era prima del Covid, e anche lì avevamo già stabilito che c'era una forte relazione tra l'esposizione al particolato sottile e questa sindrome che si chiama Acute Respiratory Distress Syndrome, che è praticamente una delle cause fondamentali di morte del Covid-19. Praticamente si sa tantissimo, non soltanto dai miei studi, ma da studi da tutto il mondo, inclusi tanti studiosi e scienziati italiani, sugli effetti sulla salute dell'esposizione del particolato sottile. Infatti Francesco, il mio collega, ha notato che cominciò con la London Fog, era del 52, non era del 57. Comunque da lì si è sempre saputo e si sta studiando, ed è molto stabilito purtroppo che l'esposizione al particolato sottile ha un effetto nocivo sul cuore, sui polmoni. In realtà stiamo facendo anche degli studi sugli effetti neurocognitivi, inclusa la demenza e l'Alzheimer. Quindi quello è il motivo per cui ci siamo posti questa domanda, e che abbiamo stabilito ben presto che c'era una grossa sovrapposizione tra
agli organi che vengono colpiti dal Covid e gli organi che sappiamo vengono sostanzialmente indeboliti se uno respira aria inquinata. Quindi in realtà è abbastanza un'ipotesi che tanti si sono posti e tanti si stanno ponendo. E l'altra cosa è che, diciamo, il motivo per cui siamo riusciti a fare questo studio abbastanza in fretta era perché noi abbiamo sempre studiato, io ho un team studenti e scienziati dove il nostro lavoro è di utilizzare modelli statistici anche avanzati per studiare l'effetto sulla salute del particolato sottile. Avevamo già una banca dati enorme perché avevamo studiato gli effetti sugli inquinanti sulla mortalità in tutta la popolazione americana che è superiore ai 65 anni d'età e quindi è, diciamo, nella quello che si considera la National Health Insurance, che è Medicare. Come sapete, negli Stati Uniti non esiste una Public Health Insurance, ma quando si supera i 65 anni si entra nel Medicare. Quindi abbiamo sempre collezionato una banca dati gigantesca dove abbiamo i livelli degli inquinanti e del particolato sottile per ogni grida, per ogni cella di un chilometro al giorno per tutto il continente negli ultimi 20 anni, e possiamo collegarli con gli electronic medical record di tutta una popolazione americana di 60 milioni e abbiamo tutte le varie informazioni sui potenziali confondenti. Quindi nel momento in cui avevamo già questa banca dati ed è esplosa pandemia, abbiamo potuto utilizzare questa banca dati per studiare specificatamente il problema del Covid. L'altra cosa molto importante prima che passo al Covid, che è anche un'altra cosa ovviamente di cui oggi si manifesta negli Stati Uniti, è il problema di racial injustice and racial environmental injustice. Quindi già nello studio di 3 anni fa noi avevamo riportato che l'effetto del particolato sottile sulla mortalità era 3 volte più alto tra gli Afro-Americans e la Black population negli Stati Uniti che nel resto. E questo era, diciamo, questo studio, questa è una slide che fa vedere quindi che il tasso della mortalità è 3 volte più alto anche dopo aver tenuto conto dell'educazione e del reddito dello stato socio-economico. Quindi stiamo in realtà cercando di mettere assieme tutti i vari pezzi perché, come sapete, negli Stati Uniti, ma anche è stato riportato in Inghilterra, che le persone di colore hanno una mortalità del Covid-19 che è di gran lunga più alta delle persone bianche. E infatti negli Stati Uniti, ma questo immagino che sia vero in altre parti del mondo, si sa che le persone di colore hanno un'esposizione al particolato sottile che è sempre più alta delle persone bianche. Infatti questo grafico fa vedere che anche se i livelli del particolato sottile negli Stati Uniti sono diminuiti, come vedete la riga rossa è sempre superiore a quella blu, quindi fa vedere quindi in realtà che c'è sicuramente un problema di environmental injustice. Tornando al Covid, quindi quello che noi abbiamo fatto, abbiamo preso i nostri dati sull'esposizione del particolato sottile per tutti gli Stati Uniti e che ci avevamo dati a disposizione negli ultimi 10 anni e abbiamo sviluppato un modello statistico per vedere se l'esposizione al particolato sottile aumenta il tasso di mortalità del Covid negli Stati Uniti. Questa slide fa vedere i risultati fino al 22 aprile, però in realtà noi stiamo aggiornando e stiamo facendo girare il modello statistico tutti i giorni e i risultati a questo punto non cambiano più perché per fortuna il numero delle morti, anche se continuano a esserci decessi, si sono più o meno stabilizzate. I dati sono disponibili a tutti attraverso un sito, attraverso in realtà vari COVID-19 tracking sites, e quindi in realtà ci tengo anche a dire che i nostri dati, tutta l'analisi statistica e i dati sono tutti public available.
Abbiamo ovviamente uno dei più grossi limiti di questi studi sono come si tiene conto dei confondenti. E quindi perché ovviamente se uno fa semplicemente uno studio di correlazione, la più grossa critica è che ovviamente è possibile che le aree dove c'è un altro livello di particolato sottile hanno sono delle aree con più alto tasso di mortalità del Covid, perché sono aree che hanno una popolazione che ci sia altra più alta densità di popolazione, che ci sia un tasso di infezione più alto, che ci siano più fumatori. Quindi questo diciamo è una cosa importantissima. Noi abbiamo fatto tutto il possibile, nel senso che abbiamo collezionato dati fino a 20 variabili che cercano di aggiustare per questi confondenti e anche di considerare vari modelli statistici per cercare di isolare l'effetto del particolato sottile sulla mortalità del Covid rispetto ad altre variabili. Quindi praticamente quello che abbiamo trovato, questo il grafico sotto vi fa vedere i risultati considerando diversi modelli statistici, perché abbiamo fatto delle analisi di sensitività, per esempio abbiamo anche rifatto l'analisi escludendo l'area di New York, che come sappiamo ha avuto un numero altissimo. Abbiamo per esempio aggiunto come confondenti dati da Facebook che cercavano di catturare i sintomi, abbiamo cercato di tener conto del testing, insomma, vari aggiustamenti. Abbiamo praticamente riportato che se uno prende due aree geografiche che sono più simili l'una con l'altra rispetto a tutti questi confondenti, l'area geografica che ha una esposizione al particolato sottile di lungo periodo leggermente più alta, c'è un aumento del tasso di mortalità del Covid-19 dell'8%. Quindi praticamente questo è uno studio, è sotto peer review in questo momento, quindi stiamo aspettando i commenti, speriamo costruttivi. È stato praticamente il primo studio nazionale negli Stati Uniti per fare un collegamento tra l'esposizione di lungo periodo degli inquinanti e il Covid-19. I dati sono public available, è fully reproducible. Questa è una cosa che noi ci teniamo, nel senso che anche ho visto veramente che è stata una cosa bellissima, un grandissimo interesse degli studenti da parte di tutto il mondo nello scaricare il codice statistico e nel poterlo utilizzare ai dati e quindi fare analisi simili. Per esempio, lo so che adesso stanno andando ad analisi simili in India, in Canada, in Corea, negli UK e ovviamente adesso anche in Brasile. Ci sono delle grosse limitazioni di questo studio. La più grossa in assoluto è che i dati sulla mortalità sono disponibili a livello aggregato, quindi a livello della contea, e quindi non ci permettono di fare un'analisi a livello individuale. Stiamo lavorando con i vari Department of Public Health per riuscire ad avere dati individuali, ma non è ovviamente una cosa molto semplice. Devo anche dire che attraverso due studenti ad Harvard College stiamo facendo una literature review di tutta la ricerca su questo argomento. E quindi ci tengo a notare che c'è un'attività di ricerca molto attiva in Italia su questo argomento, quindi ovviamente ci sono alcuni dei miei colleghi qui, ma anche altri. Questi sono alcuni dei lavori che sono, alcuni sono pubblicati, alcuni sono sugli archive. Se state ascoltando e non siete lì, mandatevi il vostro lavoro e non vi offendete, stiamo cercando di fare il possibile. Però devo dire che è veramente importante confrontarsi e vedere che questa è un'area molto attiva di ricerca in Italia, ovviamente considerando che l'Italia, oltre ad avere una grossa esperienza su questo argomento, purtroppo con la situazione in Lombardia è stata ovviamente una delle aree più affette dal Covid.
Quindi per concludere, anche prima del Covid-19 sapevamo che c'è una grossa evidenza di una connessione tra l'esposizione a particolato sottile e le malattie cardiovascolari e respiratorie, e sapevamo che gli afroamericani erano a rischio di mortalità e di ospitalizzazione dagli inquinanti molto più alti del resto. E quindi durante questa pandemia, come continuiamo a studiare e imparare, si sta vedendo purtroppo che il tasso di mortalità del Covid-19 è molto più alto per gli afroamericani, e i nostri dati, come anche dati di scienziati intorno al mondo, stanno confluendo, diciamo, sul fatto di riportare che l'esposizione di lungo periodo al particolato sottile e anche degli altri inquinanti nell'aria sembra che abbiano un effetto di aumento della mortalità del Covid-19. Quindi vi ringrazio, e qui finisce la mia presentazione. Francesco, il microfono. Il microfono, Francesco. Muted. Okay. Fine, I did it. Dicevo, grazie Francesca. Io, visto che ha poco tempo ancora con noi, approfitterei per fare una serie di domande che magari possono venire dagli altri relatori o da altri contesti, se Paolo riesce a guardare anche Facebook, se ci sono delle domande specifiche. Io ti chiederei subito una cosa piccola, tipo one unit è un microgrammo su metro cubo, quando dici che aumenta, sì, one... giusto per mettere insieme le unità di misura. Grazie, questa è la prima cosa. La seconda, in realtà anche noi immagino che uno degli elementi sia, poi apro a tutti, il fatto che spesso gli Afro-Americans vivono in contesti più popolari e più, perché anche noi abbiamo visto che le nostre periferie hanno un'incidenza, in particolare una presenza di NO2, ma probabilmente anche di PM2.5, maggiore che altrove, quindi quartieri più popolari subiscono un'ingiustizia ambientale. Ecco, questo è un tema che noi stiamo analizzando, questo era l'elemento in più. Poi ancora altre domande e poi facciamo intervenire Francesca di nuovo. Io avevo un attimo una riflessione da fare, un pochettino, vabbè, anche la studentessa, diciamo, con cui mi presento, io sono Gaia, di Studenti per l'Ambiente Bologna, e insomma, diciamo che noi come collettivo studentesco ci siamo molto interessati alla tematica, perché chiaramente, vabbè, oltre all'interesse magari accademico che qualcuno può nutrire, perché magari si occupa proprio di quel campo, come nel mio caso, si vorrebbe occupare di quel campo, chiaramente è un tema che è emerso molto anche mediaticamente. Perché tra l'altro subito appena sono uscite le prime mappe di densità dei casi di Covid-19 in Italia, confrontarle rispetto a quelle dell'inquinamento atmosferico partendo proprio dal PM25 e dal PM10, era proprio come guardare la stessa immagine replicata due volte. Quindi è chiaro che anche a livello mediatico è molto emerso questo tema, e c'è difficoltà appunto a capire se, come vi ho detto anche prima, effettivamente quanta sia la componente dettata proprio dal particolato atmosferico e quante siano le componenti conseguenti, che poi effettivamente hanno una correlazione in qualche modo anche indiretta, come veniva detto prima anche da Francesco. Cioè, evidentemente nel momento in cui io mi trovo in un'area in cui c'è più particolato atmosferico, posso immaginare che ci siano un diverso tipo di impianto industriale sul territorio, un certo tipo di densità di popolazione, tutta una serie di elementi che poi comunque potrebbero concorrere tanto alla diffusione quanto poi all'incidenza del virus. E quindi diciamo che ci sono tutti questi vari fattori, i confondenti appunto, che devono essere eliminati in qualche modo dalla scacchiera. Io penso, immagino che sia stato cruciale in questo senso avere una grande mole di dati, sia a livello temporale sia a livello spaziale. E quindi la mia domanda era appunto, possiamo immaginarci, prima venivano citati tanti studi che si stanno facendo in questa fase in Italia, e è chiaro che per avere una trattazione estesa e che riesca a eliminare tutti questi fattori componenti, sarebbe estremamente utile avere ricerche analoghe in tutti quanti i paesi, soprattutto quelli che sono stati più colpiti dal Covid, e poi metterli in rete insieme.
creando magari dei paralleli tra aree che si trovano in nazioni differenti, perché no, però che hanno in comune il fattore dell'inquinamento atmosferico e da cui magari si riesce a eliminare gli altri elementi disturbanti in qualche modo. C'è speranza di riuscire a fare questo tipo di lavoro nei prossimi mesi? C'è possibilità di riuscire ad avere una collaborazione scientifica forte sotto questo punto di vista? O ci si immagina che magari anche, per esempio, sarà difficile comunicare con la comunità scientifica di altri paesi che magari stanno anche per tutta una serie di ragioni interne facendo resistenza a divulgare questi dati? Ci si potrà lavorare subito? Insomma, che tempi ci sarebbero nel caso in cui si potesse avere questa ipotetica bellissima banca dati mondiale perfettamente comprensiva e dettagliata per riuscire, insomma, ad avere un'analisi un pochettino più consistente come questa, però a livello globale? Certo, no, quello che stai dicendo è giustissimo ed è esattamente quello che noi stiamo cercando di fare. Se ci riusciamo non lo so, però certamente non ci riesci se non ci provi. E quindi, secondo me, io però sto vedendo che nel caso del Covid c'è una grossissima collaborazione a livello internazionale. Noi abbiamo quello che stiamo facendo, e anche lì non assolutamente per prendersi il credito, ma per cercare di facilitare nel nostro sito, nel sito dello studio, mettiamo tutti i lavori che ci vengono segnalati, che troviamo su questa tematica, e stiamo scrivendo una literature review su questa tematica. Come al solito non sarà perfetta, però almeno è un passo per dire: guardate, ci sono studi in tutte parti del mondo che stanno facendo questa cosa. In più, avendo la nostra banca dati, il nostro codice statistico, stiamo cercando di facilitare il fatto che i vari studi intorno al mondo vengono, praticamente usano metodi statistici che sono simili. Non perché il nostro metodo è meglio degli altri, ma almeno nel momento in cui c'è un cambiamento al nostro metodo, ce n'è un altro, ma viene distribuito in modo tale che poi non si venga detto: ah, quello studio è sbagliato, quello studio è meglio. Almeno viene fatto in un modo unico. Certo, i dati sulla salute, i vari mondi, le varie country hanno le loro sensibilità, però è anche vero che adesso abbiamo degli strumenti, della possibilità di analizzare dati aggregati che ci danno delle risposte molto simili ai dati individuali. Quindi anche lì io sono ottimista che secondo me questa cosa verrà risolta. Secondo me l'importanza è che se ci sono vari paesi del mondo che continuano in modo consistente a riportare la stessa evidenza, ovviamente si ha una possibilità di cambiamento molto più alta se c'è uno studio che non è riproducibile, che è il motivo per cui a me piace moltissimo confrontarmi e fare questi seminari in tutto il mondo per cercare di sensibilizzare la comunità scientifica su questa tematica. A questo punto, Francesca, aggiungo io una cosa di domanda: ma i dati, la banca dati sul PM2.5 è basata non sui rilevamenti delle centraline, ma immagino su fattori di emissione, giusto? Perché noi non abbiamo una rete così diffusa di centraline, quindi anche da noi è possibile, ma solo se partiamo da, come si dice, emission based, no? Beh, anche lì questo è un altro cosa su cui confrontarsi. I nostri dati in realtà vengono non solo dalle centraline, ma abbiamo sviluppato dei modelli di machine learning, artificial intelligence, dove prendiamo i dati dei satelliti anche e altri dati, anche le emissioni, per stimare i livelli del particolato sottile. Io adesso confesso di non sapere qual è lo stato della literature in Italia, però le analisi per la stima all'esposizione del particolato sottile che sono state fatte in America, in Canada, non vedo il perché non possono essere fatte in Italia, anche con del monitoraggio più limitato. C'è un progetto che si chiama VIAS con 2A, che è abbastanza dettagliato, con griglia di 4 chilometri su NO2 particolato, però penso che sia
gli ultimi dati sono forse del 2015, però insomma. Beh, anche i nostri sono del 2016, quindi, perché ovviamente c'è un ritardo, sì. Altre domande? Io avevo una domanda, intanto mi fa piacere conoscerla. mi domandavo in quale misura il fatto che il Covid sia un virus possa di fatto, rendere il dato della mortalità confuso dal cluster di gente che si è presa il virus tutti in una particolare area che ovviamente è esposta ai medesimi livelli, alle medesime concentrazioni, ma allo stesso tempo si è presa il Covid. Cioè, il fatto che effettivamente questa sia una malattia virale, in quale misura può determinare un indebolimento in un certo senso del vostro studio rispetto a una possibile obiezione scientifica? No, certo, ma questo è stato il motivo per cui io ci tengo a precisare che noi non abbiamo e non abbiamo intenzione, almeno per adesso, di stimare l'effetto del particolato sottile sulla possibilità di essere infettati o di essere contagiati. Questa è una cosa che noi non abbiamo fatto esattamente per questo motivo. Innanzitutto non sappiamo i casi ancora, perché sono ovviamente quanti casi abbiamo dipendono da quanti test facciamo. Quindi noi non abbiamo guardato l'effetto del particolato sottile al contagio, abbiamo guardato l'effetto del particolato sottile sulla mortalità, dato per scontato che il contagio è già avvenuto. Ovviamente anche i dati sulla mortalità del Covid-19 non sono assolutamente perfetti. Abbiamo standardizzato però i dati della mortalità sulla densità della popolazione. Quindi noi abbiamo guardato come outcome, come risposta, il tasso della mortalità e non quello che sotto la definizione di statistica si chiama fatality rate, che è la mortalità divisa dal numero delle persone infettate. Tutto questo per dire che ovviamente studiare gli effetti degli inquinanti sul tasso di contagio e di infezione io lo trovo una cosa veramente complicatissima, che infatti ho deciso di stare alla larga. Quello di studiare l'effetto dei contaminanti sulla mortalità, secondo me, è un attimino meglio, perché ovviamente i decessi sono dopo che uno ha già contrattato il virus, standardizzato dalla densità della popolazione in quell'area e non standardizzato dalle persone che sono state infettate, anche perché il numero delle persone infettate non lo sappiamo. Quindi, diciamo, è un po' meglio, però ovviamente questa è una critica che esiste, esisterà sempre, e con i dati più di tenere conto della densità della popolazione e di altri confondenti nel modello statistico, purtroppo non c'è molto altro che possiamo fare. Poi temo che esista in qualsiasi altro studio biostatistico, no, più o meno, di confondenti. Devo dire ad Anna che persino lo studio del 1952, quello sullo smog di Londra, era relativo all'influenza, quindi ha un contagio virale, quindi sì. Questo per dirti che non è una... Non è una novità quell'elemento lì, ha tutte le difficoltà che ci siamo detti, ovviamente. Ma poi mi domandavo se ci sono studi tossicologici in America, se sono usciti recentemente. Ho visto quello studio che è stato pubblicato in Inghilterra poco fa, da Grieg, mi pare, e mi domandavo se in America ci sono stati, diciamo, nuovi articoli o nuove ricerche che invece effettivamente hanno individuato un meccanismo proprio meccanico di favorente la contaminazione proprio.
Io ho visto, no, sulla, che io sappia, sicuramente ci saranno, è solo che io non ne sono a conoscenza. Devo dire che mi è stato segnalato uno studio italiano che ho trovato molto utile di Antonio Frontiera, dove praticamente fa vedere, lui è un bioingegnere, quindi è un lavoro che si intitola Severe Pollution Links to High Mortality in COVID-19 Patients, The Double Eat, dove fa vedere come la inalazione del particolato sottile nei polmoni causa tutto un sistema di infiammazione che è stato documentato a livello cellulare, tale per cui poi nel momento in cui arriva l'infezione del virus, i polmoni hanno in giro questa infiammazione che le dà meno possibilità di combattere il virus e quindi di scatenare questa polmonite virale che poi porta al decesso. E quindi questo in realtà è il motivo per cui questo è un argomento dove bisogna collaborare attraverso varie discipline, guardarlo dal punto di vista cellulare, dal punto di vista biologico, dal punto di vista tossicologo. Interessante perché per farlo dal punto di vista di studi randomizzati andrebbero fatti sugli animali, ma sappiamo molto poco di come si sviluppa il Covid-19 sugli animali. Quindi c'è ancora tanto da imparare, ma in realtà sono stata molto sorpresa da questo studio molto bello che fa vedere appunto come sviluppa questa ipotesi di come il respirare al particolato sottile rende i polmoni molto più deboli a evitare questa polmonite virale che è causata dal virus e poi porta al decesso. Poi penso che sia ancora difficile, visto che ancora i meccanismi lo stesso del Covid non sono noti. No. Per esempio c'era quell'articolo che parlava invece della risposta diciamo iperimmune, che è anche di fatto aiutata dalla presenza di particolato di NO2 in questo caso anche, perché poteva facilitare quindi diciamo gli effetti del Covid. Quindi ci sono diversi meccanismi. Il problema è che ancora il meccanismo di base della malattia non è noto probabilmente. Altre domande? C'è una domanda da Facebook che è in inglese. Adesso mi ci metterò una lettura in inglese. No, vabbè, fondamentalmente veniva chiesto alla professoressa se appunto gli studi più in area europea di cui si parlava alla fine, in particolare quelli italiani, erano disponibili e accessibili dati analoghi rispetto ad altre parti del mondo, appunto, però come si diceva prima, si trova tutto quanto sulla vostra pagina e quindi poi magari possiamo mettere un link disponibile per permettere a chiunque ci stia seguendo sì. Okay. Di poter appunto continuare a informarsi. Ci viene chiesto, ci sono studi su altre patologie che possono essere state influenzate dal livello di inquinamento? È possibile fare parallelismi tra studi statistici riferiti ad altre patologie e le statistiche legate al Covid-19, come per esempio il famoso studio del 1952 sull'influenza? Non ancora, perché purtroppo ci saranno di sicuro, mi auguro, però questi studi ancora non, secondo me il problema non sono disponibili perché i dati del Covid-19 sulla salute non sono ancora disponibili a parte i decessi, ci sono dati sui casi, ci sono i dati su qualche dei ricoveri ospedalieri, ma di altre cose ancora non sono molto disponibili purtroppo. Quindi speriamo che ovviamente più ai vari governi nazionali e internazionali danno accesso dati agli scienziati, di sicuro allora gli studi escono fuori, questo è il più grosso vincolo. Dunque io purtroppo vi devo salutare che mi stanno facendo ping per un altro evento, ma è stato veramente un piacere rapportarmi con voi e come al solito imparare sempre tante cose e come si dice, let's stay in touch, ok? Stay in touch, grazie. Ciao, dire, conclusione dell'intervento che in realtà l'Italia ha cercato anche di spingere con me e con altri che si occupano di ricerca europea, per mettere questo tema fra i temi di ricerca sia del Green New Deal che del nuovo programma quadro. Quindi diciamo stiamo cercando di
visto che c'era già un tema relativo alla revisione di cofattori, in questo caso chimici, che peggiorano gli effetti sia dell'inquinamento ma anche di inquinamento delle falde, eccetera, come dire, come diversi inquinanti chimici che magari sono sotto soglia, poi combinati hanno un effetto invece sinergico che li fa diventare pericolosi. Ecco, allora abbiamo cercato di inserire anche l'accoppiamento fra diciamo la dimensione chimica, quindi dell'inquinante, e la presenza di fattori di rischio biologici, in particolare virali. Questo è un tentativo che non posso dire ancora se è stato a buon fine, però c'è un impegno italiano in questo senso, ecco, di indirizzo della ricerca europea. Gianluigi, se siete d'accordo, io passerei a Gianluigi e Gennaro, che insieme all'Università di Bari, chimico dell'ambiente, insieme è stato per tanto tempo presidente dei chimici dell'ambiente ed è anche ha condotto uno studio insieme all'Università di Bologna, a Sima, no? Sugli effetti, in realtà la possibilità che il particolato aumenti il contagio da Covid-19, devo dire che è uno studio molto più complesso, come diceva Francesca Domici, infatti loro hanno provato a costruire una pista di ricerca che potesse essere, e secondo me questo è particolarmente interessante, nel senso che in verità i meccanismi con cui questo, diciamo, aumento della incidenza, della presenza di contagiati di Covid in luoghi in cui c'è alta concentrazione di inquinanti può avere tanti confondenti, ma può avere anche tanti meccanismi non facili da investigare. Chiederei quindi a Gianluigi di dirci qual è lo stato dell'arte e poi, come abbiamo fatto prima, di interagirci per arrivare a capire un po' dove possiamo andare tutti insieme. Prego Gianluigi. Grazie Luca e grazie a tutti. Mi dispiace, non ho fatto a tempo a salutare, mi sono allontanato un attimo per recuperare il caricatore del computer e quindi non sono riuscito a salutare la prof. Dominici, con cui ormai non ci conosciamo di persona, ma ormai stiamo partecipando a una serie numerosa di... e quindi adesso stiamo collaborando insieme, la notizia è questa, che stiamo facendo cose insieme all'interno di un gruppo internazionale. Lei per la parte appunto della biostatistica, noi per la parte di polveri, e ci siamo conosciuti attraverso questa sfortunatissima vicenda del Covid e attraverso appunto incontri come questi che tu Luca e voi ragazzi avete promosso in altre parti d'Italia. Saluto anche Anna che ha promosso uno di questi incontri da lei con i cittadini per l'aria, che come dicevi tu Luca ormai sono un riferimento. E prima di passare all'argomento voglio soltanto risottolineare l'amicizia che c'è tra di noi e il fatto che tu ti riferissi ai giovani chimici, e ricordo che quando noi due eravamo giovani chimici chiamavamo vecchi chimici quelli che avevano adesso la nostra età. Quindi siamo passati dall'altra parte, ma ci siamo arrivati quantomeno. Poi vediamo come va avanti. E intanto ti faccio anche in bocca al lupo per tutti i tuoi incarichi anche a livello internazionale. Anche io c'ho una presentazione, adesso la mostro qui. È stato attivato? Sì. Sì, ditemi se la vedete. La vedete? Ok, perfetto. Sì, Luigi, sì. Ok, allora faccio vedere prima un po' di slide che Anna ha già visto. Non sono tutte le stesse, Anna, però insomma la maggior parte le conosci, come anche Francesca le ha già viste. E questo è lo stramaledettissimo virus che sta dannando le nostre vite. E qui ve lo mostro per farvi capire più o meno che dimensioni ha. Quindi vedete un centinaio di nanometri. Ve lo mostro confrontato con il diametro di un capello, il diametro di una particella PM10 e un diametro di una particella ancora più fine, PM2.5, e quindi una particella di PM2.5 circa
20 volte più grande, insomma, del virus che qui vedete in compagnia di altri suoi amici. Come va a finire questo nell'aria? Ci va a finire perché viene emesso dai soggetti contagiati in una grandissima quantità, migliaia, decine di migliaia di particelle, durante non solo la tosse e lo starnuto, ma anche durante la parlata, quindi mentre si parla o mentre si respira o anche mentre si canta. In questi giorni è venuta fuori questa interessante ricerca di contagio all'interno di una chiesa, in un coro di una chiesa, dove sono contagiati tutti per la presenza di un unico contagiato. Queste particelle, le più pesanti, precipitano, e le più grosse, quindi precipitano nell'arco di un paio di metri, le altre, le più fini, restano disperse in atmosfera, in un diametro medio intorno a questi 0,5 micron che vi sto mostrando, e che, come vedete, il virus non va mai e non viene già emesso mai nudo di fatto, perché ha attorno a sé questo fluido respiratorio che poi nel tempo, come vedete da queste immagini, in relazione anche all'umidità, alle condizioni di temperatura, si va stabilizzando e fondamentalmente porta all'evaporazione del fluido respiratorio, lascia il virus nudo che poi è incapace di contagiare. E, diciamo, le nostre ricerche sono partite da queste osservazioni che venivano fatte già prima del Covid per le pesate influenze, e che nel caso del Covid, come diceva anche Francesca, gli studi sono molto aumentati, cioè sulla possibilità che queste particelle più fini potessero contagiare a distanze maggiori. Qui vedete un po' di immagini, anche un po' di simulazioni, trovate una serie di video anche sulla rete, alcuni dopo ve li mostrerò, e sono venuti fuori anche una serie di studi soprattutto dedicate agli ambienti confinati, ad ambienti indoor, dove si è visto che al di là dei fatidici 2 metri le persone sono state contagiate, si sono contagiate in relazione per esempio alla direzione del flusso d'aria, o per esempio alla più o meno prossimità all'interno di luoghi molto angusti, come possono essere per esempio i mezzi pubblici. E questa idea della trasmissione cosiddetta airborne poi è stata sostenuta da una pubblicazione sul New England Journal of Medicine, che ha ulteriormente rafforzato questa ipotesi, mostrando che il virus è capace di essere vivo, diciamo attivo nell'aria, per fino a 3 ore, e sui materiali per più di 3 ore, vedete, fino ai giorni. E questa in confronto anche con il SARS-CoV-1 della influenza analoga degli anni precedenti. Questo ha portato la comunità scientifica a determinare un vasto consenso su questo tema. Ma nonostante il consenso sia vasto, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, fino, vedete qui, il 28 marzo del 2020, ha continuato a considerare incorretta questa ipotesi e a dire che bisognava stare all'interno di quei 6 piedi, che poi qua vedete è diventato un metro, il fatidico metro ormai considerato anche per legge in Italia, che poi vediamo da dove viene, vedremo tra un po' da dove viene questo benedetto o maledetto metro, dicendo che non era necessario proteggersi, come invece per fortuna ha rivisto proprio in questi giorni, e in assoluto dicendo che si tratta proprio, vedete, di una fake news, di un fact check. Ha attivato un fact check per dire che questa idea della trasmissione airborne è impossibile. Insieme con altri 260 scienziati in tutto il mondo stiamo sostenendo una petizione che sarà tra un po' pubblicata anche su riviste internazionali, per fare in modo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità riveda questa posizione. La base sulla quale l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che questa posizione è incorretta è perché non ci sono sufficienti dimostrazioni di questo contagio. Noi abbiamo dimostrato che non ci sono nemmeno sufficienti dimostrazioni del contagio che avviene tradizionalmente con le goccioline o attraverso il contatto di superfici contagiate. Quindi quello che l'Organizzazione Mondiale della Sanità richiede per la trasmissione airborne non è stato mai verificato, nemmeno per le trasmissioni tradizionali. Tra l'altro, questo è un, ecco, facciamo un tuffo nel passato, come quello che ci ha proposto Luca prima,
Questo, tra l'altro, non è nemmeno una cosa di ieri. Guardate, questo è uno studio di Harvard fatto ai tempi della Spagnola. Non so se Francesca ce l'ha, io devo passare, dove si vede che alcuni scienziati, con un ottimo rigore scientifico, perché la scienza in questi tempi è molto migliorata, ma il rigore, devo dire che si è molto indebolito, invece a quei tempi facevano degli esperimenti molto rigorosi, da cui si vedeva che anche soltanto parlando a 10 piedi, a 12 piedi, si riuscivano ancora a contaminare delle celle di coltura. E noi più recentemente abbiamo pubblicato questo editoriale peer review, dove c'è scritto che 6 piedi potrebbero non bastare, ma in realtà non sapevamo che l'aveva detto già qualcuno appunto il 13 dicembre del 1918. E quindi non esiste un numero magico, questo numero che di cui tanto si parla, questo metro ormai stabilito per legge anche, non esiste, perché come potete vedere in diverse condizioni le particelle emesse dal soggetto contagiato possono raggiungere distanze diverse. E così come non esiste un numero magico per i piedi e le distanze, non esiste nemmeno un numero magico per le dimensioni di queste particelle, che possono avere dimensioni molto variabili in relazione, come vedete, già c'è una distribuzione in relazione all'azione e alla specificità del contagiato, ma ci sono anche delle altre caratteristiche che riguardano la temperatura e l'umidità, che rendono innanzitutto il tempo di sospensione in aria maggiore o minore, ma anche la vitalità del virus maggiore o minore, perché nel momento in cui il virus resta appunto secco e nudo, come in questi casi, come in questo caso, anche se la sospensione nell'aria è maggiore, quindi il tempo che spende nell'aria è maggiore, la sua efficacia nel contagiare si riduce notevolmente. Chiaramente queste condizioni sono molto variabili sul nostro pianeta. Nonostante tutto questo, che come vi dicevo prima, un consenso abbastanza diffuso nella comunità scientifica, non riuscivamo a spiegare quella che qualcuno ha considerato anomala o non controllata divisione della malattia in alcuni territori. Cioè, perché questo si diffonde così in Pianura Padana e non nella mia Puglia? Vedo qui anche un conterraneo, leggo Coalizione Civica Barletta, e mi riporta tanto non solo alle mie origini, ma alle mie radici, al contesto che vivo. E perché non in Puglia? Perché non nel Lazio? Cioè, questo dato per scontato che c'è una trasmissione airborne, perché avviene di più in Pianura Padana e di meno in Puglia? Quando noi siamo venuti fuori con il primo position paper, che non è un articolo scientifico, era una comunicazione alla comunità e decisori per dire: guardate che c'è questa curva della Lombardia, dell'Emilia, del Veneto, che sono molto diverse da quelle del Lazio, del Piemonte, della Campania. Allora qualcuno, soprattutto c'è i colleghi, ha detto: vabbè, aspettate un attimo, questo forse Anna, chi l'ha detto? Io non posso dire chi l'ha detto, ma forse Anna lo conosce. Non saranno visibili tra 8-10 giorni, quando saremo a 2 settimane circa di distanza dall'ultimo esodo avvenuto da Lombardia e in più in generale nel nord Italia. Questo lo diceva il 24 marzo. Questi sono i dati della settimana scorsa e come potete vedere la situazione non è molto cambiata. In Puglia, in Campania, in Piemonte, in Sicilia, in Calabria, in tutte le regioni del Mezzogiorno d'Italia, questa diffusione non c'è stata, mentre c'è stata nelle regioni, anzi si è amplificato il gap tra la Pianura Padana e le altre regioni. Allora qualcuno, come ha detto anche Francesca, ha cominciato a dire: no vabbè, ma ci sono diversi elementi confondenti, non avete considerato la popolazione. Questa è la normalizzazione per la popolazione. Chiaramente Francesca ha fatto degli studi molto più rigorosi e ha utilizzato, ma non solo lei, anche tanti colleghi italiani, tanti altri effetti non confondenti. Questi sono i contagi sulla popolazione per 100.000 abitanti. Vedete che ancora qui abbiamo la Lombardia, le regioni del centro-nord e il pacchetto delle regioni del centro-sud, tutte qui sotto. Non solo, ma noi abbiamo fatto notare anche a tanti colleghi che se vedete i dati della stagione influenzale passata, cioè quella non del SARS-CoV-2, ma dell'H1N1, per esempio, si vede che i dati sono più o meno gli stessi. Cioè l'influenza, questi chiaramente i dati sono
molto inferiori nella numerosità, il numero di casi gravi e di decessi, la somma, guardate, per la Lombardia arriva a 160, quindi stiamo parlando di un fenomeno molto calmierato, perché questa malattia, cioè questa influenza, è più curabile evidentemente di quella che noi oggi stiamo affrontando. Però se vedete bene, i numeri sono più o meno gli stessi, cioè parlano comunque di un problema che è sistemico in quelle aree, non è occasionale, non è successo quest'anno, succede sempre che in quelle aree l'influenza colpisce di più. Allora qualcuno ci ha detto, no vabbè, ma non avete considerato il fatto che le grandi città hanno più connessioni. Allora qui abbiamo messo il caso, il confronto tra Roma e Milano, che tra l'altro hanno avuto a distanza di 2 giorni i primi contagi. Vi ricordate il caso dei cinesi a Roma? Insomma, è arrivato 2 giorni dopo i primi contagi che c'erano a Milano, quindi uno il 22 e l'altro il 24 di febbraio. E abbiamo fatto vedere che il confronto è impietoso da questo punto di vista. Allora qualcuno mi ha spiegato tra i virologi che io non conosco il fatto che a Milano i ragazzi fanno più spritz che a Roma. E ho detto vabbè, può essere, però insomma non sono molto molto convinto. Allora ho cominciato a dire che dipendeva dal lockdown. Ha detto no vabbè, ma le regioni del sud hanno avuto la fortuna di avere i contagi in lockdown, mentre le regioni del nord no. E allora io ho preso questa slide che riporta l'andamento dei casi in Piemonte, perché il Piemonte è stato tardivo il contagio. Considerate che il 5 di marzo, il fatidico 5 di marzo che qui ho segnato, il Piemonte aveva meno di 100 contagi, come il Lazio, come la Campania, come la Puglia e la Sicilia. Beh, la situazione poi si è evoluta, come avete visto, il Piemonte ha superato il numero di contagi, anche l'Emilia-Romagna, con un rush finale che avete tutto verificato. Allora io ho dovuto intitolare questa slide Piemontesi indisciplinati, perché non posso pensare, capito, altro che a Torino. Tra l'altro avevo delle foto, non mi ricordo se una presentazione di Anna le ho fatte vedere, in cui mostravo il corso di Torino e il corso di Napoli negli stessi giorni. Il corso di Torino c'era 2 o 3 persone che camminavano ai margini della strada con il cane, e il corso di Napoli invece era come se fosse, insomma, se ci fosse il mercato. E quindi ho dovuto intitolare questa roba Piemontesi indisciplinati. Allora, l'interrogativo che ci siamo posti con alcuni colleghi, e Francesca ha già parlato di questo, ma non è che possono centrare le particelle presenti in atmosfera. Allora vediamo insieme velocemente le ipotesi che stanno in campo. Francesca ha mostrato un po' di questi lavori, vedete il primo che ho citato, il suo, ma in Italia ce ne sono numerosi, c'è quello di Conticini, di Pansini, di Becchetti, di Dario Caro, numerosi lavori che io, come Francesca sa, ho scherzosamente chiamato dei direttisti, ossia di quei colleghi che dicono che il ruolo del particolato si è espresso nella diffusione del contagio in relazione all'esposizione pregressa, per esempio. Questi sono i direttisti A, come quelli come Francesca, che dicono che l'esposizione pregressa ha determinato un danno biologico e quindi una maggiore suscettibilità. Poi ci abbiamo quelli dei direttisti B, che parlano sempre di danno biologico, però non pregresso, contestuale, cioè dicono il fatto che il particolato che respiriamo in quel momento insieme col virus determina un danno particolare in gioco, come stava dicendo Francesca, sono questi recettori ACE2 che si legano particolarmente al PM2.5, per cui se c'è più PM2.5 ci sono più recettori ACE2 e quindi la possibilità di creare una chiave d'ingresso per SARS-CoV-2. Ecco, ci sono queste due ipotesi. Tra l'altro vi suggerisco anche di vedere questa review molto carina, che non cita il nostro lavoro, però dà un quadro abbastanza, diciamo, omogeneo di quelle che sono i lavori che in questi mesi sono usciti, che mettono in relazione l'inquinamento atmosferico con la diffusione del Covid, l'anomala diffusione del Covid in alcune zone. Qual è invece la nostra ipotesi? Noi parliamo di airborne dust, cioè della possibilità che queste particelle di aerosol, che come abbiamo visto nella trasmissione tipo airborne, arrivano in queste finissime goccioline, se sono presenti elevate concentrazioni di polveri, ma elevate, come tra un attimo vi farò vedere, c'è la possibilità che si colleghino a queste
diminuiscono la loro capacità di diffondersi in atmosfera e quindi persistono di più, per un periodo ancora maggiore. Un po' quello che dicono i colleghi della diffusione airborne, complicata dalla presenza di particelle, chiaramente in alcune specifiche condizioni. E quali sono queste condizioni? Uno, la prima condizione è che ci siano, noi abbiamo misurato mediamente con i nostri modelli, almeno 120.000 particelle per centimetro cubo. Che voglio dire, per l'amico di Barletta, per esempio, dalle nostre parti, io non le ho mai misurate 120.000 particelle per centimetro cubo in Puglia. Secondo, bassa capacità disperdente dell'atmosfera, quindi un basso strato limite, quindi un confinamento al suolo delle particelle, e poi condizioni di nebbio, di foschia, bassa ventosità e bassa temperatura. Cioè, noi riteniamo che in pianura padana la presenza contestuale di questi effetti abbia determinato una maggiore diffusione del virus. E come potete vedere, questi sono degli studi di alcuni colleghi, a Milano l'altezza dello strato limite qualche volta scende addirittura sotto i 50 metri. Chiaramente è diversa a seconda delle stagioni, vedete, in estate molto maggiore, ma in inverno può essere molto bassa. Quindi possiamo considerare che l'atmosfera della pianura padana qualche volta è molto simile a quella di un ambiente indoor, perché è come se fosse una stanza col tetto più basso di 50 metri. E come potete vedere da questi studi, si verifica anche che in giorni di particolare inquinamento quelle 120.000 particelle per centimetro cubo possono essere superate. Adesso questo sono delle medie di periodo, ma abbiamo visto che a Milano questa concentrazione, e anche in altre città della pianura padana, spesso viene superata. E quindi siamo venuti fuori con questo position paper, che poi abbiamo tradotto in un lavoro che sarà prossimamente pubblicato, sta finendo il percorso di peer review, dove cosa vedevamo? Vedevamo che le mappe, come prima anche stava dicendo Gaia, dell'inquinamento erano molto simili alle mappe della diffusione, però non quelle contestuali, ma quelle di 20 giorni prima, perché c'è un lag tra l'esposizione del soggetto e poi la verifica dei sintomi, che non sono i primi sintomi, sono la certificazione dei sintomi. Cioè, quando entrano nel database vuol dire che un ospedale ha già fatto il tampone. Adesso, dal periodo in cui c'è il contagio al periodo della certificazione, c'è un lag che noi abbiamo calcolato, a seconda anche del servizio sanitario, tra i 10 e i 15 giorni. E quindi queste mappe non sono contestuali, non sono sincrone, ma appunto tengono conto di questo lag. E veniva questa correlazione, che chiaramente è una correlazione più da far vedere che da studiare, perché è figlia di quest'altra correlazione, che se però avessimo mostrato ai decisori non ci avrebbero capito niente, anche se la significatività, come potete vedere, è molto interessante. Per cui ho mostrato quella di prima, e qui chiaramente c'è anche la normalizzazione per la popolazione. Devo dire che questa nostra ipotesi non è molto originale, benché qualcuno l'abbia considerata visionaria, perché vedete, qualche settimana prima di noi, 15 giorni prima che ne uscissimo, Guibin Yang, che è un nanoparticellarista molto famoso, cioè uno che ha un H-index di 80, per capirci, parlava già lui di via airborne dust, e diceva: oh, fate attenzione a questa roba, perché in alcune zone, quelli asiatici conoscono che vuol dire le polveri alte, sia per ragioni di inquinamento che per ragioni anche di trasferimenti transfrontalieri di dust. E questo veniva richiamato anche da Virender Sharma del Texas, che è uno dei più famosi chimici dell'ambiente mondiali, pure lui ha quasi più di 50 di H-index, che diceva: fate attenzione alla possibilità che questo, quindi molte matrici potrete ritrovarlo, perché quello si associa alle polveri. E c'è anche uno studio di Ignazio Siu, che aveva dimostrato come unica possibilità, cioè il trasferimento attraverso le polveri, per il contagio da questa palazzina a quest'altra. Questo aveva scritto nel 2004 di New England Journal of Medicine, ed era l'unica possibilità. Aveva fatto anche delle simulazioni per far vedere che non era possibile, cioè questa gente che si è contagiata non si è mai incontrata, abitava soltanto nel palazzo di fronte, a distanza di 60 metri.
Devo dire che ho trovato tantissimi studi, anche io in questi mesi ho studiato moltissimo, tante cose che non conoscevo, soprattutto ai giovani. È un adagio sempre da seguire, studiare tanto e tutto. Questi per esempio sono gli studi dei virologi animali. Beh, per i virologi animali il fatto che stia nelle polveri è scontato, loro sono abituati, perché quando vedono che da una fattoria a 200 km si contagiano le loro galline, quando nessuno ha mai potuto portare il virus a quelle distanze, allora se lo pongono il problema. Così come anche chi ha studiato storicamente la presenza di microbiota, vedete, questa è un'immagine SEM da cui si vede che particelle di virus sono azzeccate a una particella di polveri. E questi io ho chiamato trasportisti. Poi vorrei dirvi, fate attenzione anche perché i trasporti di masse d'aria arrivano, cioè avvengono comunque. Questo per esempio è uno studio fatto per verificare come alcuni virus si possono passare dalla signora del piano di sotto alla signora del piano di sopra in condizioni di ventosità. Insomma, se voi avete anche contezza, diciamo, di vita reale, quando la signora di sotto fa la frittura, voi può essere che sopra la sentite l'odore di frittura. Beh, se sentite l'odore di frittura, può essere che vi arriva anche il virus della signora di sopra, perché stiamo parlando di particelle molto, molto fini. Tra l'altro, queste particelle, anche i colleghi cinesi, le avevano trovate fuori dall'ospedale di Wuhan, piccole concentrazioni. E noi avevamo scritto questo editoriale in cui dicevamo guardate che lo si può trovare nel particolato, e poi tanto abbiamo fatto che l'hanno trovato nel particolato di Bergamo, non nella città di Bergamo, nell'Interland di Bergamo, quindi un'area tra diciamo l'industriale e l'artigianale, in cui abbiamo trovato tracce di virus. Chiaramente questo non vuol dire che il virus era vivo, abbiamo trovato tracce del DNA del virus, e quindi che il virus ha circolato e circola in atmosfera. Qualche considerazione finale, sono davvero alle ultime slide, spero Luca di essere stato nei tempi. Vai verso la chiusura così poi interagiamo. Sì, sono le ultime due slide. Uno, quando si parla di lockdown, in realtà non siamo stati in lockdown vero e proprio, questa è un'immagine della Pianura Padana, di una valle in realtà, non della Pianura Padana, di una valle, guardate, cioè i caminetti, il riscaldamento domestico in quei mesi era assolutamente attivo, tant'è che vi faccio notare come la diffusione del virus soprattutto è avvenuta anche nei piccoli paesi dove c'è un uso sfrenato anche delle biomasse, e come questo sia potuto avvenire in altre forme anche in altri paesi europei. Questa è la Spagna che il 15 marzo, tra il 13 e il 15 marzo comincia ad avere l'impennata della sua curva, e che 13 giorni prima aveva avuto una DAS ariana che aveva portato le concentrazioni di polvere a superare in qualche caso, come potete vedere, non solo i limiti di 50 microgrammi per metro cubo, ma addirittura 180 microgrammi per metro cubo. E questo per dire che ciascun territorio può avere una sua specificità, cioè quello che è successo in Spagna è diverso da quello che è successo in Pianura Padana, è diverso da quello che è successo nei canyon di New York, è diverso da quello che è successo in Iran, non so se ricordate, è stato uno dei primi paesi l'Iran ad avere un numero maggiore di contagi, sempre legato al numero elevato di particelle e alle condizioni che di paese in paese possono essere diverse. I tropici, non si può pensare di avere basse temperature, poi il contagio si sta attivando. Vabbè, di queste cose hanno parlato poi in tutto il mondo, c'è un progetto governativo che sta lavorando su questo e siamo contenti di averlo stimolato. Noi invece stiamo lavorando su quest'altro con Francesca ed altri, che si chiama Resco, che è un progetto invece internazionale dove abbiamo messo insieme una trentina di università tra le più rilevanti d'Italia, tra cui quella di Bari, qua non c'è scritto però ci sta, dal mondo. Quindi faccio delle conclusioni. Allora, innanzitutto stiamo davanti a un problema complesso, e davanti a un problema complesso ci vuole abilità nel gestire la complessità, che è una cosa che risulta molto difficile, soprattutto agli specialisti, per cui uno sulla base della virologia, dell'infettivologia, della chimica dell'ambiente, della fisica dell'atmosfera, rimane nel suo ambito e profeta. E per i problemi complessi questo non è possibile. C'è bisogno di studiare letteratura multidisciplinare. Io mi sono messo a studiare roba, cioè, che non mi sarei mai immaginato di studiare nella mia vita, e ancora ne sto leggendo tanta.
Qualcuno ci ha detto, vabbè, ma voi parlate prima di avere tutti i risultati completi. Vabbè, ma siamo in piena tragedia quando abbiamo cominciato. Cioè, si avvisa la popolazione, la comunità, i decisori che c'è un problema, o si aspetta di trovare i cadaveri per strada e poi di dire, vabbè, intanto stiamo studiando il problema. Perché? Perché quando c'è di mezzo la vita, la salute, bisogna applicare un principio di massima precauzione. Per cui se ho il sospetto che ci possa essere un problema associato a quello e sono uno scienziato di coscienza, lo devo riferire alla comunità. E quindi, che poi tra l'altro tutto quello che abbiamo chiesto è di ridurre le emissioni, che non è un obiettivo legato solo al Covid. Abbiamo infrazioni internazionali per la mancanza di riduzione delle emissioni. Perché volevamo che si preparasse più consapevolmente fase 2 senza magic number, invece mo i magic number sono davvero magic, nel senso che sono 4 metri al ristorante, 6 metri in spiaggia, cioè ognuno si è messo il numero che ha voluto a seconda degli esperti che c'erano nelle commissioni, e invece noi continuiamo a ribadire, come dicono gli americani, di rispettare le 3C, insomma, 3Cs, cioè evitare spazi chiusi, evitare affollamenti ed evitare, se possibile, contatti molto ravvicinati. Stiamo continuando a dire a tutti di proteggersi, dice no, ma la vostra ipotesi porta la gente a non proteggersi. No, stiamo dicendo il contrario. Stiamo dicendo dal primo momento, se leggete le nostre prime interviste, diciamo mettetevi le mascherine, ma l'OMS dice che non servono a niente, mettetevele. E poi la necessità di avere una visione sistemica, bello il titolo della vostra conferenza oggi, cioè di evitare anche corporativismi e studi di dominio. Oggi bisogna avere una visione sistemica, avere una visione, che dice il mio amico Walter Ganapini, da macroscopio, bisogna distanziarsi e vedere bene da lontano tutto quello che è il sistema, non una parte soltanto, perché stiamo in uno di quei momenti in cui gli equilibri stanno cambiando. Adesso faccio una chiusura da chimico dell'ambiente. Gli equilibri stanno cambiando, stiamo passando da un equilibrio che conosciamo a un equilibrio che non conosciamo. E se non sosteniamo l'equilibrio che conosciamo, ci spostiamo negli altri equilibri e poi c'è da ricostruire tutto di nuovo e rimettersi in quell'altro equilibrio, che è una situazione stabile e vivibile in quell'altro equilibrio, è estremamente complesso. Scusate per il tempo che vi ho rubato, per la pazienza che avete avuto, e questi sono i colleghi che hanno avuto la sfortuna di lavorare con me in questo... Grazie Gianluigi, alcuni li conosciamo bene. Allora, io farei un piccolo commento, poi darei la palla a Gaia e ad Anna. Dunque, in effetti il vostro primo studio, il position paper, penso che sia stato una, diciamo, modalità corretta di proporre alla comunità scientifica il tema. Poi, ovviamente, la dimensione comunicativa ha preso altre strade, però penso che sia stata da parte vostra una modalità corretta. Mi è parso che abbia anche dalla comunità scientifica, non ci faccio commentare su questo, lo dico io, ha avuto una reazione, in particolare da parte di chi lavora sugli aerosol, molto molto rigida, secondo me, rispetto a questo. Anche perché la presenza di virus e microorganismi nel particolato è nota da, diciamo, più che decenni. E la maggior parte di quelli che si trovano sono i microorganismi del suolo, no? Quelli che vengono trasportati ovviamente insieme al particolato, ma si sa che ci sono virus, ci sono tutti quanti sostanzialmente gli organismi. Quindi io non ho trovato questo elemento, diciamo, particolarmente sorprendente. È il punto vero di capire quanto è effettivamente, diciamo, il nesso fra particolato e contagio effettivo. A me piacciono anche altre, diciamo, ipotesi, che poi magari ti dico anche, che potrebbe avere qualche effetto anche sulla contagiosità, cioè su come l'organismo prende e riesce a reagire al virus che gli arriva dentro, no? Quanto cresce il virus, quindi qual è la cinetica del virus nell'organismo che arriva col particolato o meno, che poi comunque, diciamo, potrebbe avere lo stesso, difficilmente, come dire, differenziabile da una ipotesi trasportista, perché uno riduca il numero di virus che generano il contagio o che aumenti la quantità di virus
trasportata ha più o meno lo stesso effetto rispetto a uno studio di correlazione come avete visto voi. L'ultima cosa che dico per commentare ancora quello che dicevi è: a me sembra che nessuno abbia però posto un tema, magari lo dico in che con lockdown si abbassano le altre forme di contagio. Quindi se in condizioni normali il 90-95% avviene con contagio diretto, il 3-4% avviene con attraverso il contatto con le mani, eccetera. Quando hai utilizzato mascherine, lockdown, abbassando tutti gli altri sistemi di contagio, anche quello che potrebbe essere lo 0,1% può diventare, in realtà, avendo abbassato gli altri, con percentuali maggiori di incidenza e quindi avere una sua importanza. Secondo me anche questo elemento di... ci sono pochi studi di qual è la percentuale di contagio e come viene effettuata durante il lockdown, perché l'abbiamo vissuto ora per la prima volta. Questo è un elemento che volevo mettere nel dibattito. Intanto do la parola anche a Anna, direi prima, o Gaia, chi vuole intervenire? Tu... Io non vedo Anna, non so se sta avendo allora, qualche problema di connessione o se sto avendo io. Ok. Vai. Facciamo intervenire Anna, poi diamo a Gaia la parte... Non ti sentiamo perché c'è il microfono chiuso. No, beh, dico che... Beh, innanzitutto mi fa piacere conoscerti, Francesco, perché effettivamente in realtà voi a Aria Pesa avete fatto il progetto benissimo, siete stati bravissimi, siamo orgogliosi di aver avuto dei seguaci così efficaci, così bravi, così bravissimi, veramente. E devo dire che appunto a proposito di quello che tu hai detto prima sul fatto che ci avete copiato, noi siamo proprio nati per cercare di fare questo, cioè per cercare di mettere in condizioni altri cittadini in altre città che hanno ovviamente situazioni analoghe a non dover ricominciare tutto da capo e arrivarci da soli. Quindi siamo appunto solo felici quando c'è una comunità all'interno di una città che riesce a replicare, così come avete fatto voi, come sta facendo Torino meravigliosamente, anzi domani vi comunico che Torino Respira presenta i dati della loro seconda campagna di monitoraggio, quindi andate sulla loro pagina per guardarli se qualcuno si vede. E la questione del Covid è, insomma, io ho scritto un articolo a marzo, prima che uscissero tutti gli articoli, domandandomi, che potete trovare sul nostro sito, domandandomi in quale misura ci potesse essere effettivamente un collegamento fra quello che stava succedendo in Lombardia, perché in quel momento era solo in Lombardia, o sostanzialmente solo in Lombardia, e diciamo la qualità dell'aria che noi abbiamo, siccome di fatto voi non vivete in Lombardia, ma io vivo in Lombardia e so cosa abbiamo respirato a dicembre e a gennaio, e vi posso assicurare che era terribile. Non mi permetto naturalmente di dare giudizi su di natura scientifica, ma sono d'accordo con Gianluigi quando parla del principio di precauzione, che è assolutamente cruciale, e quindi sarebbe da parte mia, quello che posso dire è che sarebbe stato veramente bello se ci fosse stato a inizio marzo un corale appello di medici, epidemiologi, ricercatori, che dicesse: guardate, ci sono dei possibili collegamenti, quindi fate in modo di passare i livelli dell'inquinamento nel modo più possibile. Questo non c'è stato,
capisco che poi la scienza ha i suoi tempi e le sue cose, però effettivamente, appunto, diciamo che in Italia andiamo un po' lenti e questo effettivamente è vero, cioè mentre si studia, però nel frattempo allora bisogna fare attenzione e stare davvero ad ascoltare e rileggere la letteratura scientifica precedente nella misura in cui ci indica il fatto che ci potrebbero essere dei collegamenti. Quindi io vi devo dire, noi abbiamo in corso una causa davanti al Consiglio di Stato con Regione Lombardia, anzi ne abbiamo due, a dire la verità. La seconda l'abbiamo promossa a ottobre perché in sostanza la Regione ha liberalizzato nelle zone più inquinate della Regione la circolazione degli dei diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3. Come si fa nel 2020 a liberalizzare? E quindi la domanda è anche: ma in quale misura questa totale mancanza di azioni, misure, questa pianificazione totalmente insufficiente della nostra regione Lombardia abbia di fatto veramente contribuito ad un dramma che ha poi vissuto la Lombardia, perché in concreto l'aria che noi abbiamo respirato negli ultimi decenni e poi negli ultimi due mesi prima del Covid è stata un'aria davvero frutto di una assoluta disattenzione, mancanza di priorità per un problema che ovviamente tocca tutti i cittadini, che genera evidentemente alla fine voti, perché il fatto che comunque sia la sanità come dire, acquisisca la metà praticamente del bilancio della Regione Lombardia, forse sì, non lo so, sto andando un po' a ruota libera, ma il fatto di non aver adottato all'interno dei piani del piano regionale delle misure che potessero effettivamente ridurre in maniera significativa in questi anni l'inquinamento atmosferico, forse può aver contribuito effettivamente al dramma che abbiamo vissuto, che era un po' la domanda che mi facevo nell'articolo che ho scritto all'inizio di marzo, da totale non scienziata, ma conoscendo la letteratura che appunto ci dava già a marzo delle indicazioni di un possibile collegamento, e certamente noi tutti cittadini sappiamo quanto poco si fa. Oggi vediamo che il nostro governo sta proponendo di comprare auto ai cittadini. Il nostro sindaco Sala ha annunciato una settimana fa che pagherà i cittadini di Milano per comprarsi l'auto nuova. Cioè, noi abbiamo il doppio delle auto di Parigi e dobbiamo cambiare l'automobile. Quindi diciamo che ogni amministratore ha la sua responsabilità. E scusate, sto completamente uscendo dallo steccato del nostro ambito, ma anche perché oggettivamente io non posso che parlare di misure e di politiche che devono essere messe in campo e che invece non vengono messe in campo, e questo è, insomma, alla fine è
Vai pure Anna, anche la per questo sei qui. La base sulla quale poi si costruisce l'inquinamento che ipoteticamente ha favorito il virus. E quindi, come dire, aspettiamo con grande attenzione tutte le conclusioni che i ricercatori vanno assimilando. Siamo grati di questo invito oggi e ci ha fatto veramente piacere. E effettivamente, insomma, è chiaro che questo del Covid è un argomento molto forte. Ci dispiace tutto sommato che, l'ho già detto quando è venuto Gianluigi nella nostra webinar, mi dispiace a me personalmente davvero che gruppi di ricercatori molto validi non si siano riusciti a unire subito per lanciare comunque sia un segnale forte alle istituzioni per dire guardate che c'è la possibilità che ci sia un collegamento e quindi sulla base appunto del principio di precauzione che non richiede che ci siano prove scientifiche perché sennò non sarebbe un principio di precauzione, sappiate che dovete attivare alcune cose. Di fatto ci troviamo nella situazione in cui abbiamo il governo che paga le automobili inquinanti e i sindaci che pagano le automobili inquinanti, nessuno dice che bisogna smettere di usare la legna per riscaldarsi e quindi drammaticamente siamo purtroppo con politiche che sono molto contrastanti con quello che ci si dovrebbe aspettare. Quindi veramente, come tante volte succede in Inghilterra, sarebbe veramente bello se ci fosse una, come dire, una comunità scientifica unita che lanciasse grandi appelli più spesso su questo tema. Però deve essere una comunità scientifica unita, perché sennò il finale è che ci sono un articolo che dice una cosa, un altro articolo che dice l'altra e quindi non va bene. Quindi dal punto di vista nostro, di cittadini che cercano di fare un po' la differenza, sarebbe davvero così importante che al più presto anche in Italia si creasse, come per esempio succede in Inghilterra. In Inghilterra un sacco di volte ci sono comunità scientifiche di pediatri che si aggregano per lanciare delle policy ai governi. Perché evidentemente il peso che possiamo avere noi, società civile, associazioni ambientaliste, tutto quello che vuoi, su un organismo politico è, diciamo, diverso da quello che possono avere i ricercatori. È vero anche che per i ricercatori questo è un lavoro molto faticoso, perché loro giustamente fanno ricerca, non fanno politica, e quindi, come dire, il confine però effettivamente fra il fatto di, da parte nostra, cercare di fare da ponte fra la ricerca e gli amministratori per evitare che facciano finire tutti gli studi dei ricercatori sul cassetto, dentro il cassetto. E però forse spesso anche insufficiente il nostro ruolo, quindi ho espresso la mia. Poi ti chiederò anche magari di commentare dopo Gaia quello che dico. Innanzitutto fammi dire una cosa: secondo me il lavoro di connessione diretta fra anche quello che faceva Francesca Dominici, ma anche quello di Gianluigi, Covid e decessi, ha spaventato tanti amministratori.
perché quindi la levata di scudi che io ho visto, perché significa non avere dei dati statistici in cui magari ci sono una riduzione dell'aspettativa di vita, ma significa dare quasi dei nomi e cognomi ai decessi per inquinamento, che poi è la cosa forte del Covid, no? Ma infatti questo è un elemento di grande comunicazione, diciamo, politica, secondo me, perché cambia completamente il modo in cui in cui gli amministratori affrontano il tema. No, quindi infatti bisogna insistere, perché il lavoro che faceva Francesca, il lavoro di Gianluigi, insomma, in qualche modo la convergenza sui legami fra inquinamento e Covid siano ben strutturati. Dico anche, poi ti faccio commentare dopo Gaia su questo, dico anche che c'è una combinazione inversa, cioè che le misure anti-Covid influenzeranno probabilmente nel prossimo autunno il grado di inquinamento che andiamo a vivere, perché aumento dei mezzi privati rispetto ai mezzi pubblici, in particolare per le lunghe distanze, dove magari nelle città qualcuno prova a fare con le biciclette e altri strumenti, ma in particolare per le lunghe distanze, se diminuisci le capienze dei treni e degli aerei, il resto si riversa sulle autostrade. Noi come Aria Pesa, diciamo, un elemento che abbiamo è quello di non solo sostenere la complessività del tema inquinamento, ma anche di sostenere attraverso le analisi alcune battaglie specifiche, come quella sul passante di Bologna, che in effetti attraversa a pochi chilometri dal centro, a 3 chilometri dal centro, una fascia di densamente popolata, diversi quartieri densamente popolati. Sosteniamo anche, diciamo, le battaglie che sono quelle relative alla preservazione di un bosco urbano di grandi dimensioni, quindi in qualche modo questa è una caratteristica di Aria Pesa. Beh, di fatto rischieremo comunque di avviarci, se le misure anti-Covid sono confermate, distanziamento sociale, riduzione dei posti nei mezzi pubblici, in particolare in autunno, dove, come diceva Gianluigi, gli strati di mescolamento dell'atmosfera si riducono, ad avere condizioni ambientali molto molto complesse in termini di inquinamento. Quindi su questo credo che non dovremmo perderci di vista, perché in autunno dovremo focalizzare questa battaglia, che diventerà una battaglia importante per la sopravvivenza. Su questo e su altre cose, quindi, diciamo, c'è una dimensione politica alla fine, Gaia, mi sembra, dentro questo meccanismo, oltre che di ricerca scientifica e di policy di ricerca, insomma. Assolutamente, tra l'altro. Secondo me dobbiamo iniziare a metterla in piedi. Vi posso dire anche una cosa che mette insieme le cose che io e Gianluigi facciamo da anni. L'Unione Europea ci chiede ora di fare insieme ai progetti europei l'engagement della civil society, cioè si sono accorti che mentre il programma Erasmus lo conoscono tutti, il programma Horizon 2020, se uno lo grida in un autobus dicendo quanti lo conoscono, alzate la mano, Erasmus la alzeranno in una decina di persone, H2020 non alzerà nessuno la mano. Quindi dentro Horizon Europe ci si chiede anche rispetto ai temi di ricerca un coinvolgimento della società civile, anche nella selezione dei temi di ricerca e delle priorità. Quindi noi abbiamo nel futuro una grande possibilità di costruire anche gli strumenti per arrivare ad avere maggiori informazioni e maggiore qualità di connessione fra cittadini e scienza. Penso che in particolare studenti per l'ambiente, che sono proprio all'incrocio fra cittadinanza e sapere scientifico, universitario, accademico, possono anche in questo essere un buon viatico, un buon strumento. Gaia, ti puoi fare commentare un po' tutti su questo. Sì, perché poi volevo fare tutta una serie di riflessioni anche un po' più appunto su poi dopo sul tema proprio politico che poi comporta la questione dell'inquinamento atmosferico in relazione poi dopo a questa fase di ripresa. Rispetto alla correlazione con il Covid, però volevo fare prima un piccolo passaggio rispetto appunto al ruolo della comunità scientifica, neanche piccola, anzi secondo me fondamentale, perché come veniva detto anche prima, appunto
dovrebbe esistere, poi ci torno, il principio di precauzione, anzi è fondamentale soprattutto quando si va a parlare di temi così importanti come quello della salute. Non è possibile non considerarlo e non averlo come base fondante dell'azione politica, chiaramente a qualsiasi livello, dal più piccolo comunale che sia, fino poi a livello nazionale e alla risposta globale all'emergenza come, che stiamo vivendo, che stiamo finendo di vivere adesso. Però appunto, cioè, in questo principio di precauzione è sottinteso anche il fatto che la comunità scientifica possa esprimere un parere, possa non avere ancora, perché c'è bisogno di fare un lavoro di analisi dati che sarà lungo, che si protrarrà per tanto tempo, chiaramente, perché come veniva detto anche prima, bisogna scorporare tutta una serie di fattori estremamente complessi e correlati su tanti livelli, quindi c'è un gran lavoro da fare. Ciononostante, partendo da comunque tutta una serie di considerazioni che sono già state fatte e dai primi dati che siamo riusciti a ottenere, che si sono potuti elaborare, è chiaro che esiste questa possibilità, di qualcosa abbiamo anche una certezza rispetto anche al dato che dava prima Francesca, rispetto a un 8% consolidato per quanto riguarda situazioni in cui gli elementi confondenti vengono sottratti alla valutazione, ma si parla soltanto del fattore inquinamento atmosferico. A quel punto già abbiamo quantomeno dei dati da cui partire, ma anche semplicemente con la consapevolezza che abbiamo dovute anche appunto agli studi precedenti, dovrebbero essere sufficienti per poi dopo orientare le decisioni a livello politico nella direzione della riduzione delle emissioni dal punto di vista di inquinanti atmosferici. Eppure non è stato così. E chiaramente a me, noi siamo appunto una realtà che si è mobilitata a livello cittadino e anche su piani più grandi da diversi anni, tanto sui temi dell'inquinamento atmosferico, ambientale, su ogni livello, tanto poi dopo sul cambiamento climatico, che comporta una situazione analoga, per cui esiste addirittura un'evidenza scientifica molto forte, estremamente forte, però da questa evidenza scientifica i decisori politici non traggono, stanno avendo ancora difficoltà a trarre delle conclusioni che poi si traducano in politiche realmente risolutive per quanto riguarda questo problema, anzi avviene l'evento contrario, per cui purtroppo la voce della scienza molto spesso viene invisibilizzata e in qualche modo messa da parte, per cui chiaramente è fondamentale poter rafforzare questa voce della scienza, sempre definita in maniera molto astratta, però è fondamentale che si possa rafforzare avendo quanti più studi possibili a disposizione, quanti più dati possibili, tramite appunto collaborazione, diffusione divulgativa dei dati che poi dopo vengono elaborati, però allo stesso tempo ci deve essere uno scatto dal punto di vista della politica in questo senso, senza il quale chiaramente non andiamo avanti. E diciamo che un po' emergeva anche prima il tema dei caratteri confondenti, secondo me è estremamente interessante perché ci dà, appunto ci butta direttamente dentro la questione della giustizia ambientale che c'è dietro alla diffusione dell'inquinamento atmosferico a livello globale, poi possiamo guardare anche semplicemente lo sviluppo a livello nazionale. Cioè chiaramente se emerge che determinate aree sono particolarmente colpite perché appunto c'è tutto un lavoro di pianificazione dietro che viene a mancare, per cui ci saranno, cioè appunto, si diceva in questi mesi, chiaramente il coronavirus, il Covid, non guarda in faccia a nessuno, colpisce, attacca, può arrivare a uccidere chiunque. È vero, però chiaramente tanto le condizioni della sanità del paese all'interno del quale ci si trova, ma quanto poi effettivamente anche le condizioni ambientali in cui si è sempre vissuti, lo stato di salute a cui si arriva alla pandemia e che si continua a vivere nel corso della pandemia, dipende da tanti fattori socio-economici che poi non possono essere esclusi. Per cui evidentemente anche il Covid, possiamo dirci che una volta individuato questo rapporto con l'inquinamento atmosferico, si svela in tutta quanta la sua potenza di appunto andare a colpire chi già è colpito da altri fattori che di per sé colpiscono anche dal punto di vista proprio sanitario e della salute in generale. E vabbè, poi chiaramente anche tutto quanto il lavoro che è stato fatto tanto da Area Pesa, da altri comitati cittadini che trovandosi appunto in città in cui il problema atmosferico è particolarmente sentito perché si toccano livelli davvero esagerati come nel caso di Bologna, chiaramente
anche il tipo di lavoro che si è fatto a livello cittadino, prima si parlava del dato che emerge per cui si trovano maggiori concentrazioni di particolato tendenzialmente nelle aree periferiche. Evidentemente anche passando dal livello globale a quello nazionale fino a quello cittadino esistono delle differenze e evidentemente non dovrebbero esistere, a prescindere dalla realizzazione o meno, dal verificarsi o meno di una pandemia, ecco. E quindi diciamo che in qualche modo paradossalmente il ruolo del coronavirus in relazione all'inquinamento atmosferico secondo me è stato anche quello di visibilizzare un problema che già esisteva. E purtroppo, evidentemente nel modo peggiore possibile in cui lo si potesse visibilizzare, però noi ci siamo sempre detti, come studenti per l'ambiente ci siamo occupati in passato anche dell'inquinamento, del tema dell'inquinamento atmosferico che su Bologna è molto sentito, però è un tipo di inquinamento difficile da percepire e questo è evidentemente problematico, per cui ci sono dei dati sulla mortalità e sulla salute innegabili, di cui però non c'è consapevolezza, non si percepisce l'inquinamento atmosferico nella propria quotidianità, per cui esistono tutta una serie di persone che sono costantemente esposte a qualcosa che sta danneggiando costantemente e interrottamente la salute propria, dei propri figli, delle proprie famiglie, dei propri affetti, senza neanche effettivamente riandarsene a rendere conto. Per questo io penso che siano cruciali, come diceva anche prima Francesco, sono fondamentali i progetti di citizen science in questo senso, perché come quello sviluppato appunto dalla Repesa Bologna, permettono di ricreare quel contatto che appunto, come dicevo prima, spesso viene interrotto tra la comunità scientifica e il resto della cittadinanza, dando una percezione reale del rischio, del pericolo, di quello che sta effettivamente succedendo, anche per esempio con il sistema che è stato adottato a Bologna, la diffusione delle centraline utilizzabili all'interno di ogni casa, con mettere proprio in correlazione, in collegamento, il dato dell'inquinamento atmosferico con la propria abitazione, la propria quotidianità, e quindi rendersi conto di essere costantemente immersi all'interno di una situazione estremamente pericolosa e dannosa per tutte e tutti. Quindi, cioè, purtroppo, questo abbiamo dovuto attraversare una pandemia per renderci conto di questa cosa. Quindi, appunto, tra l'altro c'è tutta la riflessione da fare rispetto al fatto che il cambiamento climatico, esistono tutta una serie di previsioni rispetto al fatto che aumenteranno con ogni probabilità episodi pandemici come quello che abbiamo appena vissuto, magari non con questa intensità, ma con intensità comunque preoccupanti a causa del cambiamento climatico e di tutte le conseguenze che comporta. Evidentemente ci dobbiamo anche prospettare questa possibilità nel futuro e renderci conto che dobbiamo, insomma, salvare il salvabile. E quindi, cioè, si diceva appunto, voglio tornare molto al concetto del principio di massima precauzione, che secondo me ritorna sempre più fondamentale in questa fase. Diceva prima Gianluigi, giustamente, noi non stiamo chiedendo nella fase in cui non riusciamo ad appurare in maniera totalmente incontrovertibile e che nessuno riesca a contestare il fatto che appunto il particolato atmosferico agisca da carrier per il coronavirus e quindi sia estremamente pericoloso in relazione a questo. Ma nel frattempo le misure da prendere sarebbero misure che riducono l'inquinamento atmosferico, quindi evidentemente non qualcosa, non che, cioè, è però difficile immaginare come questa cosa possa essere percepita come negativa e non messa in atto subito. È chiaro che però qui c'è, si diceva prima, ci sono tante misure che si possono andare a prendere per ridurre il livello di inquinamento atmosferico. Pensiamo a livello italiano, parliamo a livello italiano, ma in realtà è qualcosa che risuona su tutto il livello globale, ma quello che dobbiamo fare evidentemente è ripensare in toto tanti fattori della nostra quotidianità, a partire dai sistemi di trasporto, proprio al concetto di trasporto pubblico in relazione al trasporto privato, al trasporto delle merci, alla riconversione in ottica ecologica di tutti gli impianti industriali. Ci sono tantissimi fattori da ripensare nel corso della nostra quotidianità. Però, come ha detto prima, siamo in una fase di grandi trasformazioni. Si aggiunge a una fase complicata, resa complicata, dicevamo anche prima, dalla situazione del cambiamento climatico, che appunto ci lascia sempre meno anni a disposizione. Le stime variano, ma sicuramente sono pochi. Si aggiunge questa pandemia che ci ha messo a diretto confronto con tutte le contraddizioni che ci sono all'interno della nostra società, le diseguaglianze che stiamo vivendo, appunto il discorso che facevamo prima, che
è un virus, quindi non dovrebbe fare distinzioni, però effettivamente ha colpito in modo diverso anche all'interno della popolazione italiana. Quindi ci sono tutte queste riflessioni che possiamo fare, possiamo utilizzare, possiamo tenercele per noi. Auspicabile sarebbe tradurre un cambiamento di sistema forte e radicale in questo caso specifico per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, cioè provare davvero a cambiare qualcosa prima che effettivamente sia troppo tardi. E un'ultima considerazione volevo fare, mi ha fatto venire molto prima la definizione del Piemonte indisciplinato, no? Il Piemonte indisciplinato, visto che ci viene detto che ad aumentare così tanto il contagio sono gli spritz che si prendono i giovani milanesi, che a Roma non si prendono, i romani evidentemente non incontrano il gusto dei romani lo spritz, e quindi i piemontesi per riuscire a raggiungere questo livello di contagio devono avere dei comportamenti totalmente inadatti. Ecco, in questa fase stiamo avendo anche tutto un disciplinamento dei comportamenti molto forte, da molte persone percepito negativamente. Qui c'è tutta una questione che si apre rispetto all'etica della sicurezza, però evidentemente è chiaro che per quanto riguarda il confinamento individuale abbiamo adottato una logica precauzionale, almeno fino adesso nella fase di riapertura forse un po' meno, per cui abbiamo detto attiviamo il lockdown. È stata una scelta estremamente, che poi si è rivelata appunto essere positiva anche in confronto a come è cresciuta e evoluta la curva nelle altre nazioni, che hanno fatto magari scelte diverse. Ecco, nel momento in cui si tratta della responsabilizzazione individuale siamo perfettamente in grado di imporre delle limitazioni e siamo riusciti con una buona percentuale, perché io penso che sia davvero così, anche in Italia, ad autoimporcele, consapevoli del fatto che c'era una questione più importante in gioco. Quando si tratta di cambiamento del modello di sviluppo e proprio di tutte le articolazioni quotidiane della nostra società, diventa più complesso, si incontra questa resistenza anche a livello politico per attuare questo cambiamento. Però forse è giunto il momento che appunto collettivamente si dica ok, noi abbiamo imposto a noi stessi queste limitazioni, è ora di imporre anche al sistema che ci circonda per evitare di ritornare in questa situazione un'altra volta. Mi sembra, quest'ultima considerazione mi sembra molto opportuna, quindi come riusciamo a cambiare un sistema di produzione che di fatto si è fermato poco anche durante il Covid, soprattutto quando produce mezzi inquinanti. Sì, la questione degli spritz è particolare, anche perché dopo il terzo rischi di andare a zigzag e quindi le distanze sociali faticano ad essere mantenute. Detto questo, apriamo le domande del pubblico o fra di noi, insomma, se ci sono, di chi sta ascoltando, se c'è qualche domanda via Facebook, magari sia Paola che Gaia può segnalarle. Poi farei un giro di 2 minuti ciascuno, 3 minuti per concludere. Penso che vi risegnalo la necessità, prima dell'autunno, di costruire una rete nazionale, come diceva Anna, fatta fra scienziati e movimenti civici, perché temo che il problema dell'inquinamento sarà un problema significativo. Intanto, mentre Gaia guarda Facebook per vedere se ci sono delle cose, tu segnalami, aggiungo anche che il dato che diceva Francesca Dominici, per cui 1 microgrammo su metro cubo aumenterebbe dell'8%, se guardiamo quei dati che faceva vedere Gianluigi e che hanno visto nei primi 2 mesi, gennaio-febbraio del 2020, penso che a Milano sia simile la situazione, 20 o 30 sforamenti in pianura padana in quei 2 mesi. Sforamenti significa sopra i 50 microgrammi di PM10, no? Ma in genere quando ci sono quei livelli lì si parla di 70, 80, 90 microgrammi per metro cubo, e in genere un apporto significativo viene dai PM2,5, come sa anche da Luigi. Lì significa aumentare di 3 volte la mortalità. Significa, visto che in genere i nostri limiti sono 25, per le PM2,5 sono circa 25 microgrammi per metro cubo, se arrivi a 50-70 significa ogni microgrammo sono l'8%, si fa presto a capire che i livelli di mortalità generati diventano molto molto alti. Quindi vale la pena probabilmente estendere uno studio analogo anche in Italia, magari collaborando e costruendo, soprattutto vale la pena costruire una mobilitazione. Allora, abbiamo una domanda da Facebook che in realtà si riprende al discorso che facevamo prima in relazione
appunto abbiamo valutato la possibilità di impatto del Covid in relazione a danni pregressi dell'inquinamento atmosferico, danni contestuali, la possibilità dei particellaristi che appunto sia un carrier di particolato atmosferico per quanto riguarda il virus, e qui ci viene fatta una domanda rispetto alla distanza di sicurezza, la distanza di sicurezza se può variare, o comunque le altre misure precauzionali possono variare in base alla sintomaticità o asintomaticità del contagiato, quindi effettivamente se questo fattore può anche cambiare la viralità, la capacità di diffondere il virus del contagiato in qualche modo, eventualmente, ecco. Ok, io direi che Gianluigi, se vuoi rispondere a questa domanda e poi magari commentare sul resto in 3-4 minuti, attiva il microfono. Sì, rispondo a questa domanda e poi magari cerco un po' di rispondere anche ai commenti che avete fatto, molto belli, molto interessanti e stimolanti. Comincio con la domanda. È proprio la distanza di sicurezza proprio che dobbiamo togliere dalla testa della gente, perché la sicurezza ovviamente non esiste. Abbiamo parlato con una biostatistica adesso che parla chiaramente in termini di probabilità. Vi ho già detto che non esiste un numero magico, quindi una distanza che uno dice sto sicuro. No, dipende dalle condizioni. E come diceva Gaia adesso, chi ci sta osservando, dipende anche dall'emettitore. Chi sta emettendo? Quante particelle virali sta emettendo? Che sta facendo? E questo è molto, e non riguarda soltanto il livello di sintomaticità, oggi sintomatico, asintomatico, sintomatico. Anzi, ci sono degli studi che riferiscono addirittura un maggior livello di concentrazione di virus emesso agli asintomatici, che può sembrare anche abbastanza strano, ma perché appunto non hanno tosse, raffreddore e quindi espellono i virus in maniera differente. Non c'è una distanza di sicurezza. Tutto quello che vogliamo trasmettere è la responsabilità e consapevolezza, con lo stile che prima Anna e Luca stavano portando, come lo fanno loro con i cittadini. Noi non diciamo... Scusami, te lo sto mandando. Non te l'ha mandato? No, è Anna che... È Anna che ha attivato il microfono. Ok, è proprio quello. Mi piace lo stile del citizen science o del coinvolgimento della popolazione, perché dobbiamo rendere la popolazione cittadini attivi, consapevoli, che sanno scegliere, sanno capire, non dare un diktat, ma la gente non capisce, bisogna dargli delle indicazioni così grossolane. No, non si fa così. Prima ve l'ho detto anche come è nato un metro era praticamente i due piedi americani e i due piedi, diciamo, anglosassoni, che erano 1,8 m, ma 1,8 m che facciamo? Lo approssimiamo a 2 o lo approssimiamo a 1? È stato tagliato ad 1. Cioè, capite come questo è come quando cerchiamo di portare il ragionamento dei limiti ai cittadini, no? È bruttissimo. Io quando dico noi abbiamo il limite di avere un limite, ok? Non si dice alla gente, ma attenzione al limite. Perché sembra che superato quel limite stiamo tutti stessi per terra, e un decimo sotto da quel limite, un centesimo sotto da quel limite, va tutto bene, madama la marchesa. Non è così. Cioè, bisogna anche far percepire, io lo faccio quando faccio tanti incontri, Anna lo sa, con i cittadini, guarda, non guardate il limite, non guardate il limite. Guarda se cresce, se aumenta, guardate i riferimenti che avevate voi. Ho fatto tutta una battaglia in Val d'Agri, in Basilicata, sul fatto che chi inquinava diceva vabbè, ma non superiamo il limite, vabbè, ma lì c'era un'area pulitissima prima, vabbè, ma non ci sono abbastanza morti, abbastanza cittadini, abbastanza malati, ma lì non ce n'erano, cioè, capite? Quindi questo fatto del limite è un grosso limite. Vengo ai discorsi e alle domande vostre, e lo sai Anna, la comunità scientifica, l'ho già detto, è una cosa molto strana, Luca la conosce bene, difficile creare quelle adesioni anglosassoni. Io adesso sto in questo gruppo di 260 ricercatori che hanno messo insieme in tre giorni hanno messo 260 ricercatori insieme per contagio, come per il Covid. In Italia non ci riusciamo, perché la comunità scientifica è molto strana, è molto variegata, perché l'avete detto alla stampa e non a noi? Comunità scientifica, tu sai, sto in IAS, qualcuno, ma perché non hai detto prima a noi?
prima di uscire sulla stampa, ma perché avrei dovuto? Anzi, ti dico, noi l'avevamo detto prima a pochi organi di stampa e non ci ha, scusate il termine, cagato nessuno. Siamo dovuti ricorrere alla stampa che urla per essere ascoltati. Un po' questo è il senso. Poi una comunità scientifica che continua a dire ma i vostri studi non sono peer reviewed. Adesso ne abbiamo 3 peer reviewed, ne manca un ultimo qua. Siamo quasi all'unplane, cioè li abbiamo quasi pubblicati tutti gli studi relativi ai nostri... Cioè, adesso che sono peer review sembra che è cambiato qualcosa. C'è qualcuno che dà maggior credito o minor credito. Insomma, questo fatto della comunità scientifica lascia il tempo che trova, e era così anche quando io e Luca non avevamo i capelli bianchi. E ci siamo battuti, Luca aveva un sacco di capelli prima. E poi si è tagliati, poi li stanno ricrescendo. Quella è la ricrescita che vedete. Quindi insomma questa cosa della comunità scientifica è molto strana, invece credo molto nelle persone appassionate che da sempre come voi gratuitamente ci mettono l'anima, ci tengono, lo fanno per i loro figli, per i loro nipoti e per una comunità più giusta e migliore. Bellissimo anche Francesca che ci ha parlato dell'ingiustizia sociale anche collegata a questo fenomeno, mi sono venuti i brividi ascoltando in quel passo. Faceva accenno a un'accoglienza non gradita dai governativi della nostra ipotesi. Vabbè, sì, è così. Quando vai a dire alla gente che è colpa dell'inquinamento e sei tu che hai determinato l'inquinamento, abbiamo trovato tutte le agenzie regionali che hanno tirato su barricate. E voglio dire, tutte le fake news, le storie, Anna, non ce n'è una di quella pubblicata, non ce n'è una. Noi abbiamo pubblicato 3 lavori, tra un po' esce il quarto, di quelle non ce n'è una pubblicata. Loro ci hanno detto, avesse dovuto pubblicare. Vabbè, torniamo al discorso lockdown, che diceva anche Luca, sui confondenti. Noi abbiamo parlato di Leonardo Becchetti, ha fatto un bellissimo studio simile a quello di Francesca, dove ha considerato forse 19 confondenti, ma di tutto di più, ed è emerso che le particelle, guardate che anche Leonardo è un economista, cioè guarda con occhi che vengono da fuori il problema, ha trovato gli stessi medesimi risultati. Se avessero ragione i direttisti, quelli che io chiamo direttisti come Francesca, eccetera, sarebbe un problema. Perché adesso vallo a dire agli abitanti della pianura padana che io sono convinto che c'è una mezza ragione, perché ricordo a tutti che noi abbiamo 70.000 morti premature all'anno in Italia per inquinamento atmosferico. Quindi il fatto che ci possa essere un'esposizione pregressa che ha determinato un danno, però vai a vedere poi che devi fare, anche in termini di welfare, Luca, cioè che cosa significa? Se quelli riescono a dimostrare con dei test immunologici che effettivamente in piena padana quella gente ha un danno per questo, è un problema non da poco per la gestione... soltanto dei conti dell'INPS, per esempio. E il lockdown, giustamente dici tu, come faceva la gente a contagiarsi anche durante il lockdown? Ho detto delle possibilità che potesse avvenire anche all'interno dello stesso palazzo, no? Come abbiamo visto. Ci sono dei monasteri, c'è un monastero in particolare, ha fatto notizia, in Francia, dove sti frati si sono chiusi dentro prima, cioè subito dopo Natale, e si sono ammalati 9. Un monastero di clausura, cioè non hanno avuto contatti con l'esterno e si sono ammalati 9. Quindi c'è da spiegare questo, c'è da spiegare perché in alcune zone la diffusione è stata maggiore. Penso all'RSA del Sud Italia. Cioè noi abbiamo in tutto in Puglia, credo, 4.500 contagi certificati ad oggi, più o meno. Tu considera che le prime RSA pugliesi, sì, hanno contagi quando noi stiamo a meno di 1.000 contagi. Chi li ha contagiati? E considerate che nell'RSA cioè, c'è il controllo di chi entra, chi esce, quindi facilmente si poteva recuperare. Chi li ha contagiati, sti vecchietti, nell'RSA? A Milano è diverso perché cioè, la diffusione era molto maggiore. Così come anche il fatto di creare consapevolezza. Tu giustamente dicevi, adesso il periodo sta cambiando, in autunno ritornano quelle condizioni. Ok, adesso c'è quelle condizioni peggiori. Che si stanno riducendo. Io dicevo peggiori. Sì, però mo stiamo aumentando il contatto, quindi la capacità disperdente dell'atmosfera è buona, però di questi giorni stiamo vedendo che i contatti stanno aumentando, quindi i contagi stanno aumentando. E un po' il discorso che facevamo anche per il Piemonte, cioè il Piemonte c'aveva quello stesso inquinamento della pianura padana, i superamenti alla fine di febbraio erano maggiori di quelli di Milano,
però a Torino non c'erano molti contagi perché non c'era l'inoculo ancora, quindi la condizio sine qua non è chiaramente la presenza del virus circolante. Quindi io sono più per creare consapevolezza su questi elementi piuttosto che dare diktat o indicazioni di massimo sulle distanze di sicurezza, su cosa fare. Bisogna proteggersi sapendo che si può essere contagiati. E questi giorni già, vedete, anche se non c'è nell'aria, questi contatti maggiori che con facilità hanno autorizzato determineranno aumento di focolai in alcune zone. Chiaramente non la dispersione che abbiamo avuto in Piana Padana, perché le condizioni, perché anche quell'altro elemento si attivi, sono sfavorevoli per fortuna in questo periodo. Grazie. Grazie, sarà diciamo utile continuare la discussione e il vostro lavoro anche su questa, sulle curve di, diciamo, attuali di credito e crescita del virus per capire gli effetti. Io dicevo, al di là del Covid, che l'inquinamento sarà peggiorato dalle misure di mobilità. Io ho sentito, è così. Che sarà, diciamo, importante tenere presente. Anna, volevi commentare brevemente alcune cose? Volevi dire in chiusura? No, beh, io intanto mi scuso, ma mi sono dovuta assentare un attimo. Prego, perché... non preoccuparti. No, voglio dire che effettivamente la preoccupazione su che cosa verrà fatto per l'autunno è grave. Che la delusione per il fatto che non stiamo facendo quello che stanno facendo in altre città d'Europa, per esempio. Questo sarebbe stato il momento d'oro per riuscire a cambiare veramente la mobilità delle nostre città. Invece ci troviamo, appunto, come dici tu, in una situazione in cui in pratica riavremo una mobilità ancora più negativa e nociva e ambientalmente insostenibile di prima. Quindi noi abbiamo mandato alla commissione Covid, che dobbiamo ancora capire se in quale misura ne ha tenuto conto, ma se volete firmare, continuate a firmare un appello per la rigenerazione ambientale delle nostre città che trovate sul nostro sito, con la speranza proprio di mobilitare anche chi in questo momento deve spendere i soldi, perché qui arriveranno tanti soldi e devono essere spesi in modo accettabile e collegato al miglioramento al nostro miglioramento ambientale, al miglioramento ambientale del nostro del nostro paese. Tant'è che a livello europeo, l'altro ieri abbiamo fatto una riunione e come associazioni che collaborano da tutta Europa, questa sarà una delle cose che chiederemo, cioè che i fondi europei vengano ancorati in modo molto deciso a interventi che abbiano una sostenibilità ambientale. E quindi questo dovrebbe essere fatto anche a livello nazionale, perché vediamo bene che i primi segni non sono in questo senso. E basta. Aggiungo solo che sul piano della ricerca ci saranno due grandi filoni che si chiamano, una mission che si chiama Climate Neutral and Smart City, che dovrà vedere centrate sulla trasformazione delle città, e che l'Italia ha vinto la presentazione europea, sarà presentata in Italia e a Nantes. In Italia sarà presentata a Venezia, in realtà saremo a distanza, però vi anticipo questa cosa che ancora non è molto diffusa, per la verità. L'altra cosa è una partnership, quindi significa un altro grande progetto europeo che farà parte istituzionalmente di Italia, di Horizon Europe, che sarà cofinanziata da tutti i paesi europei. Si chiama Driving Urban Transition. Anche in questo, diciamo, dovrebbe esserci significativa attenzione sulla mobilità, anche sui processi decisionali, per la verità. Quindi a maggior ragione i soggetti attivi della società civile potrebbero essere
opportunamente coinvolti, magari anche da reti miste, come potrebbe essere quella che si è ritrovata in questa stanza. Questo volentieri, il problema è che qui abbiamo fretta, cioè ogni passo nella direzione sbagliata vuol dire perdere anni e anni e anni. Ogni macchina comprata in più invece che una bicicletta vuol dire sostanzialmente allontanare la speranza che le nostre città diventino. Ogni a Venezia dovremmo avere già tutti i vaporetti elettrici. Dai. Sì, sarà presentata a Venezia, in realtà dovrebbe coinvolgere la mission 100 città europee, quindi una decina italiane presumibilmente. Bene, bello. Però, è come dici tu, c'è bisogno di accelerare i processi, certo. Paolo, volevi chiudere? Sì, volevo semplicemente chiudere ringraziando, insomma, ovviamente tutti gli ospiti e i tanti spunti che sono emersi da questa discussione. Insomma, siamo riusciti a parlare appunto non solo di Covid-19 e di inquinamento e appunto del tema principale che era quello di questo panel, ma anche appunto di trasporto pubblico, di disuguaglianze, di come queste appunto incidono poi su quello che succede nelle città, nei territori, su quello che poi è l'impatto finale di, in questo caso, una pandemia, in altri casi di scelte politiche che appunto possono portarci, come diceva appena adesso Anna, a un punto di non ritorno, nel senso che appunto io vedo, ad esempio, lo diceva anche Luca prima, sul passante di mezzo a Bologna, quella scelta lì potrebbe essere appunto cioè mettere totalmente in archivio la possibilità di spostare totalmente il trasporto merci su ferro, perché ovviamente se è allargato l'autostrada e deciso di fare un investimento così importante per allargare l'autostrada, avrai sempre la pressione di autostrade e quindi sempre la retorica la necessità di recuperare quelle risorse, quindi di far transitare più mezzi possibili sulle tue strade per recuperare appunto quell'investimento fatto. Quindi un investimento di quel tipo, se viene tra virgolette diciamo equilibrato con pochi diciamo metri quadri di vegetazione piantumata o di ciclabili nuove fatte, diciamo che non permette comunque di andare nella giusta direzione. Quindi su questo, insomma, penso che appunto c'è da avere un'idea complessiva, perché appunto i temi della salute, i temi delle disuguaglianze, abbiamo sentito la professoressa Dominici che ci parlava anche di come il Covid e l'emergenza sanitaria, ma anche quella climatica, colpiscono diversamente le persone in base anche a il grado di disuguaglianze che subiscono negli Stati Uniti in questo caso, ma è una cosa che comunque esiste praticamente ovunque. Quindi su questo ce l'hanno ricordato le piazze di sabato, di domenica, di questi giorni, ce lo ricordano tutti i giorni le marce che ci sono negli Stati Uniti. Questa non è solamente una questione legata al colore della pelle, ma una questione legata totalmente a un sistema che si basa sulle disuguaglianze. In alcuni casi si basa sulle disuguaglianze razziali, in altri casi sulle disuguaglianze di genere, in altri casi sulle disuguaglianze di altro tipo, economiche, ma sempre su disuguaglianze si basa. E anche per questo, per provare a far fronte a questo, questa discussione appunto è un altro tassello che proviamo a mettere in questo puzzle che stiamo provando a costruire come Corsaro, come Officine Corsaro Comunet. E questo programma dell'alternativa che proviamo a costruire è, insomma, sarà frutto di tutti i vari contributi che andremo a costruire con questo ciclo che parlerà principalmente di questioni ambientali, ma poi con altri cicli, abbiamo già fatto un ciclo su questioni economiche, ne faremo altri su altre tematiche, per provare a costruire con chiunque vorrà discutere con noi, con chiunque vorrà, insomma, portare dei contributi, perché effettivamente c'è tanta,
tante agenti, tante associazioni, tanti ricercatori che già si occupano e già ne sanno più di altri di questi temi, insomma, e quindi sarebbe folle, diciamo, non parlare con chi l'ha fatto, ma ci vuole ovviamente anche una questione politica, perché non possiamo delegare tutto ai tecnici, perché dietro alla tecnica comunque c'è sempre anche una visione politica e da quella, insomma, non vogliamo scappare, nel senso che noi vogliamo che la tecnica sia a disposizione di chi vuole ridurre le disuguaglianze, ridurre l'inquinamento, ridurre il rischio di stravolgimenti climatici, ridurre il rischio che stiamo verso il quale, insomma, ci stiamo schiantando praticamente, di quello di una crisi climatica dalla quale non potremo più tornare indietro, e quindi su questo, insomma, credo che ci sia tanto da fare, e anche grazie, insomma, alle varie energie che ci sono in campo nei vari territori, da Milano a Torino a Bologna, a, penso alle associazioni che si occupano in altre zone di inquinamento, penso a Suda, a Legambiente, a tutte le altre associazioni che, con le quali abbiamo interloquito, penso che con queste possiamo davvero provare a costruire un'alternativa vera e avere i tecnici che non sono tecnici che guardano, diciamo, solamente a una parte, ma davvero alla maggioranza delle persone, non ai pochi, insomma. Quindi grazie a tutte e tutti, e grazie Paolo, penso che potremo continuare. Grazie ad Anna, a Gianluigi e al Corsaro. Grazie a voi, bravissimi. Grazie a voi. A Francesca che non ci sente. Arrivederci alla prossima puntata, che sarà, Paolo, sappiamo già quando? No, non c'è ancora una data per il prossimo incontro, però insomma sicuramente ci occuperemo di... continueremo questo ciclo sulle questioni ambientali, abbiamo delle idee appunto legate tanto all'ecofemminismo che appunto ha la necessità di costruire un piano economico vero che si occupi di queste questioni, e insomma dopodiché abbiamo, insomma, tanti altri passi da fare, quindi insomma mettiamoci in cammino. Grazie. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Grazie mille. Ciao a tutti, grazie tante dell'invito. Ciao.